Buonasera, buonasera. L'anteprima di Avanti il Prossimo stasera ha per protagonista una mamma. Una mamma che all'improvviso si è trovata a dover combattere con un figlio adolescente diventato consumatore di droghe. Si chiama Luciana ed è la mamma di Nicola. Benvenuta Luciana. Grazie. E grazie soprattutto. Grazie per la sua disponibilità. Il problema, se ho capito bene, è cominciato a nascere quando Nicola aveva 15 anni. Sì, intorno ai 14-15 anni. Ha cominciato a comportarsi in modo strano, a non rispettare più le regole, a saltare qualche giorno di scuola e a fare delle cose che non andavano bene. E qual è la strada che istintivamente ha seguito all'inizio? Una cosa, sì. Non esci, ti tolgo il telefono, non ti do più questo. Le punizioni? Le punizioni. Non sono servite a nulla, evidentemente. E poi abbiamo pensato, sia io che mio marito, di risolvere il problema a modo nostro. Per cui siamo andati, abbiamo mandato Nico dallo psicologo, ci siamo andati noi, ma per questo problema non è sufficiente, non è stato sufficiente. Poi a un certo punto ci sono stati degli agenti che lo hanno fermato, dice, no? Infatti, e lì siamo riusciti a mettere un punto fermo però. Il suo fermo, perché non ha avuto conseguenze, però è stato un fermo in cui gli agenti gli hanno trovato addosso delle sostanze stupefacenti. Questo ci ha permesso di dire basta, non è vero che siamo noi che siamo pazzi, che tu ti comporti perfettamente bene, tu stai facendo delle cose che non vanno bene. Per cui siamo riusciti a fermarlo e a cercare delle soluzioni. E lui come ha reagito? Malissimo. Abbiamo vissuto parecchi anni purtroppo di grande pesantezza, di grande fastidio, sparivano le cose in casa, lui era aggressivo. L'ha anche picchiata? Io sono stata picchiata, sì, abbiamo avuto parecchi problemi, io sono andata all'ospedale una volta, per cui insomma cercavamo di trovare una soluzione, ci siamo rivolte a tante persone, abbiamo provato tante cose, fino a che... Che cosa è successo? Abbiamo trovato un'associazione, noi siamo di Bergamo, io sono di Bergamo, e abbiamo trovato un'associazione che si chiama Amici di San Patrignano. E lì ho trovato delle persone che parlavano la mia lingua. Ma prima non ne sapeva niente. No, perché chi pensa di avere questo problema? Io? Pensava di cavarsela, ma siamo matti. Pensava di cavarsela da sola. Ma sì, ma poi io, figuriamoci, sono una persona per bene, una brava famiglia, una bella famiglia, figuriamoci se dobbiamo avere questo problema in casa. E invece può capitare a tutti. E quindi ha incontrato gli Amici di San Patrignano. Esatto. Ecco, io mi fermerei qui, non perché, anzi, è il momento più importante, ma lo rimanderei a dopo, perché ora c'è la pubblicità, e purtroppo c'è. È molto importante anche questa. E poi dopo cominciamo con il nostro programma, che come avrete capito è dedicato proprio a questo problema. Intanto grazie ancora a Luciana. Grazie a voi. Tesoro, gioca con la tua scimmietta. La loro salute va protetta. Aggiungi Napisan igienizzante. Con la sua tripla azione rimuove germi e batteri, elimina gli odori ed è attivo già a 30 gradi. Napisan, per la protezione della tua famiglia. Da noi la lavatrice è sempre in funzione, ma ad ogni bucato lava peggio. Col tempo, sporco e residui si accumulano nella lavatrice. Calgon 2 in 1 con il 20% in più di agente antisporco. Combatte l'accumulo di residui e calcare. Lavatrice pulita, abiti puliti. Calgon. Rotoloni Regina, non finiscono mai. Sangue dalle gengive può essere l'inizio del viaggio verso disturbi gengivali peggiori. Puoi fermare il viaggio verso i disturbi gengivali. Puoi provare il dentifricio Parodontax. Aiuta a fermare e a prevenire il sanguinamento delle gengive, rimuovendo l'accumulo della placca. Ciao ciao sanguinamento gengivale, Parodontax. Ciao
Buonasera di nuovo e benvenuti ad Avanti il Prossimo. Questa sera, forse qualcuno l'avrà già capito se ha seguito l'anteprima, ci occuperemo di un tema inquietante e preoccupante, quello della diffusione sempre più in aumento fra gli adolescenti della droga e di tante droghe diverse. I dati che vi daremo con Eugenia lo confermeranno. È un problema che cerchiamo di capire nelle sue radici per cercare poi di evitare che si allarghi sempre di più, e lo faremo con ospiti proprio capaci di farlo, ovviamente, ma vogliamo invitare come sempre anche voi a darci dei vostri suggerimenti, perché il problema riguarda i genitori e forse anche i nonni, no? Nel rapporto con i nipoti e con i figli, e quindi chiamo vicino a me, eccola qua, Eugenia, per darci le coordinate, no? Come sempre, per collegarsi con noi. Allora, se volete potete raccontarci la vostra esperienza, dirci se la droga purtroppo ha sconvolto la vostra famiglia. Per farlo potete chiamarci all'822 88 96, troverete una segreteria telefonica dove potete lasciarci un messaggio, se preferite potete scriverci una mail a Avanti il Prossimo, ci vogliono sempre due i, @tv2000.it, ci trovate chiaramente anche sui social, @prossimo_tv2000 il nostro account di Twitter, e su Facebook invece basta cercare il titolo della nostra trasmissione, Avanti il Prossimo. Vi aspettiamo. Bene, grazie Eugenia. Allora, dopo, adesso passiamo all'attualità. Un'attualità che ci viene suggerita da un collega non solo noto ai lettori del suo giornale, ma anche ai telespettatori. Parlo di Beppe Severgnini, che è diventato da poco direttore di Sette, il settimanale del Corriere della Sera. Eccolo là. Ci aspetta a Milano, ma accanto a lui c'è anche Stefania Chiale. Perché Stefania Chiale? Perché è l'autrice dell'inchiesta di copertina del primo numero dell'era Severgnini del settimanale 7. Ma Beppe, una nuova avventura anche questa. Ma che cosa ti proponi di fare con questo settimanale adesso? Beh, prima di tutto devo dire che gli uomini a una certa età, quando i capelli bianchi, fanno sempre qualcosa di strano. Quindi Piero, preparati, prepara anche la TV 2000, i tuoi telespettatori, no, scherzi a parte. Io penso che sfide belle e sfide nuove fanno bene a tutte le età. E il Corriere della Sera è il giornale della mia vita, sono lì da 22 anni, l'occasione di fare un settimanale con un gruppo di ragazzi giovani. Stefania è molto brava. Non è l'unica, ho delle redattrici, dei redattori nuovi, quindi questa era un po' l'idea. L'idea era di partire forte, non so se devo dirlo io, lo vuoi dire tu, cioè di raccontare, di cercare di rispondere alle domande che ci facciamo tutti. Tu parlavi di droga, di fatto hai posto una domanda, può succedere anche a noi, certo che può succedere. Io ne ho posto un'altra: chi sono i molestatori online, questi odiatori della rete, gli haters, queste persone cui sembra che è il lobby, la passione loro, si è dire cose orrende al prossimo. Allora, chi sono e perché lo fanno? E ho deciso di dedicarci tempo, perché ci vuole tempo, e la mia prima copertina, con domanda secca: chi sono, perché lo fanno? E il vi odio tutti è un po' il loro motto. Motto che a me non piace, ma insomma, quello è. Infatti, è proprio per questo motivo io ho chiesto a Vittorino Andreoli, che è uno psichiatra di fama mondiale, e che avevo invitato per parlare di droga, e ovviamente poi di questo parleremo dopo con lui, però di essere presente, anche perché è un tema che ha dei risvolti psicologici, mi pare così, giusto Stefania? Perché poi mi ha colpito che sono soprattutto i politici e i giornalisti ad essere presi di mira da questi molestatori, è vero? Perché? Sì, esattamente. Allora, intanto, come abbiamo trovato queste persone? Le abbiamo contattate sui social, quindi su Facebook, su Instagram, su Twitter. Abbiamo selezionato alcuni degli account che vedevamo commentare ripetutamente politici e giornalisti, soprattutto in modo violento, con insulti, anche con minacce di morte in alcuni casi. Abbiamo scritto, li abbiamo contattati, alcuni su Twitter li abbiamo dovuti seguire, perché se segui un account poi puoi iniziare
iniziare con questo account una chat, una messaggistica diretta. Non è stato facile perché queste persone spesso sono anonime, hanno un account anonimo, sono coperte da pseudonimo, altre volte non lo sono ma comunque non vogliono parlare. Con alcuni invece siamo riusciti a parlare, li abbiamo incontrati, li abbiamo fatti quindi spiegare la loro vita e come mai si comportano in questo modo sul web. Quello che è emerso è uno... No, prego, prego. Sì. È emerso uno scenario vastissimo, è impossibile ridurlo ad un profilo unico, è emerso, insomma, questi sono studenti, lavoratori, sono padri di famiglia, disoccupati, sono professionisti, consulenti a livello internazionale e hanno di fatto quella che è una doppia vita. In realtà la premessa a questa inchiesta e anche quello che poi ho potuto riscontrare è che ovviamente i molestatori non nascono online, spesso si fa si dice la rete produce questi atteggiamenti violenti. No, i molestatori non nascono online con la rete, alcuni atteggiamenti sono sempre ci sono sempre stati. Quello che è vero però è che la rete abbassa, lo schermo di un computer abbassa i freni inibitori, i freni inibitori. E i social forniscono una tribuna inaspettata e un uditorio potenzialmente immenso. E quello che ovviamente è emerso anche dall'incontrare queste persone, poi dopo scenderemo più nel dettaglio se vuoi, è che commenti violenti che hanno fatto queste persone ovviamente non corrispondono necessariamente a persone violente, però quello che è reale è l'atmosfera di odio che contribuiscono a creare e ad aumentare, questo è molto reale. È quello che colpisce di più, questa carica di odio. Professor Andreoli, ma che cosa c'è dietro secondo lei? Stefani ha parlato di una doppia vita di queste persone. Innanzitutto credo, ma la ricerca la studieremo bene, io credo che ci sia la inconsapevolezza del male che producono. Si accorgono dopo, cioè c'è un'iniziale volontà di colpire, magari di ridicolizzare, ma sono gli effetti che non si aspettano. Vede, credo, e probabilmente questa ricerca ci darà ulteriori dati, credo che ci sia un comportamento inconsapevole, è un empirismo proprio estremo, per cui prima si fanno le cose e poi casomai ci si pensa. E questo io lo detraggo dai casi estremi, anche quando si arriva non solo alle offese, ma si arriva a comportamenti inaccettabili come colpire, eliminare, fare del male. Quando poi vado a parlare perché la magistratura interviene, ecco, io sono sicuro che dopo un poco questi si mettono a piangere e dice: ah, ma non lo volevo, ma non sapevo, non immaginavo. Cioè, in fondo, non si pensa più o si pensa poco. Ecco, Beppe Severgnini, che ne pensa di questa analisi? Stefania lo sa perché l'ha fatta l'inchiesta, ma che ne pensa di quello che dice Vittorino Andreoli? Prima di tutto ne approfitto, so che lo farete vedere, ma sono orgoglioso perché esce domani mattina. Questo è il primo numero del mio set, vedete? Bene, bene, bene. C'è scritto sopra: vi odio tutti, ma dormo con l'orsacchiotto, che è uno dei personaggi. Allora c'è ingenuità, questo secondo me c'era un aspetto di ingenuità, c'è un aspetto di narcisismo patologico. Io credo che Vittorino Andreoli potrebbe, sono tutti clienti suoi questi. C'è incoscienza. Cioè, i casi sono moltissimi. Io volevo aggiungere due cose, Piero, se posso. La prima, che per un'inchiesta del genere occorre tempo. I giornalisti e il giornalismo italiano adesso vuol fare tanto in poco tempo. Noi abbiamo fatto poco perché è una lunga inchiesta di 7-8 pagine in tanto tempo. Ho dato a Stefania un mese, ha girato l'Italia per fare questo. E aggiungo, questa è una cosa che poteva fare una giornalista brava, quale lei è, ma anche giovane col suo modo di fare. Io non l'avrei potuta fare queste, perché con me sarebbero scattati dei meccanismi diversi, quindi occorre tempo, capacità e anche l'approccio giusto. Qualche volta il giornalista non deve essere aggressivo. Stefania non è che è andata là e li ha assolti, ci mancherebbe, però non li ha condannati, ha raccontato perplessa
queste persone così diverse, e quindi io sono molto contento del nostro risultato. Ecco, c'è non una... era mai stato fatto prima, credo, nel giornalismo italiano, no, una roba così. Ma meno male, posso dire la mia, meno male che voi lo state facendo, perché è tutto un mondo che va esplorato e va soprattutto, non solo in qualche modo, bisogna prenderne le misure, no? Ce ne sono tanti di modi di fare aggressione, no? Oltre che urlare insulti, l'aggressione si fa anche con le bufale, come le chiamiamo noi, no? La si fa nel caso per esempio del giovane con l'orsacchiotto, no? Noi abbiamo la foto che Stefania ci ha mandato, e addirittura in qualche caso vengono scoperti, ecco, forse nemmeno lo sanno che possono essere scoperti, Stefania. Esatto. Esatto, allora il caso del ragazzo che state vedendo in foto è il caso di, si chiama Simone, un ragazzo di 24 anni, lui in realtà non era coperto da anonimato, ha commentato diciamo con una frase irriferibile qui in TV la presidente Laura Boldrini su Instagram con il suo profilo con nome e cognome. Diciamo, è stato sfortunato, se così si può dire, perché il suo commento è stato selezionato e ripubblicato dalla presidente Boldrini in occasione della giornata contro la violenza sulle donne, e quindi adesso questo ragazzo rischia una condanna per minaccia aggravata. Due giorni dopo la pubblicazione del suo commento da parte della Boldrini, la Digos, sei agenti della Digos erano a casa sua. Io ho incontrato Simone, devo dire un ragazzo gentilissimo, che vive a casa con i suoi genitori, che studia mediazione culturale e che lavora alla giornata, vuole creare una sua azienda di vendita di pellet, ma è arrabbiato col mondo intero, ha delle idee molto impressionanti, se così si può dire, e sul web sfoga la sua rabbia. Si è reso conto dell'errore, ha chiesto scusa alla Boldrini, mi ha letto una lettera che le vuole inviare in cui chiede scusa, ma dice anche che dietro al suo commento si cela la frustrazione di un ragazzo. Ecco, questo per dire... Non si rendono conto, spesso dopo capiscono di aver sbagliato, ma danno comunque una giustificazione al loro gesto, ecco in nome di una frustrazione giovanile una per alcuni. Veloce. Io vorremmo chiedere a Beppe. Posso aggiungere prego, una cosa? Prego. No, chiedi, dai. No, è che mi pare che comincia a venire fuori quello che è l'obiettivo che ti poni con questa nuova gestione del settimanale, e cioè l'utilità, notizie utili che facciano riflettere. È quello che cerchiamo di fare un po' noi qui con Avanti il Prossimo. O sbaglio? No, non sbagli. Guarda, volevo aggiungere una cosa che riguarda il caso di questo ragazzo. Io magari la chiamerò domani. Io penso che la presidente Laura Boldrini, magari davanti a un errore così colossale, un ragazzo che ha capito di aver fatto un'idiozia e l'ha capito, magari un gesto anche da parte della presidente Boldrini sarebbe molto bello, per dire che cerchiamo di cominciare a ragionare tutti, e lei è nella posizione di farlo, se posso, ma domani lo scriverò. Sì, il mio set è questa cosa qua. Noi vogliamo, con l'aiuto di tutti i miei giornalisti, cercare di essere complementari al Corriere della Sera. Noi siamo il Corriere della Sera, naturalmente, ma fare qualcosa di un po' diverso da quello che trovate sul quotidiano. Io sono convinto che dobbiamo essere utili, anche divertenti quando è possibile, anche irriverenti, ma non dobbiamo essere un duplicato di qualcos'altro. Vedi, il settimanale, questa cosa qua che ho in è anche un oggetto romantico, è una sorta di secondo cugino dei libri, perché uno se lo tiene, se lo porta in sala, magari in bagno, che è un buon posto per leggere, mentre il quotidiano è un servizio. Quindi leggere un quotidiano è un dovere, anche un dovere. Un settimanale deve essere anche un piacere. Io sono convinto che leggere, anche nei temi duri che abbiamo affrontato, credimi, è un piacere, perché è una lettura divertente dalla prima pagina all'ultima, interessante, e non buttate il tempo né i 50 centesimi, perché domani costa un euro col Corriere, offerta di lancio. Bene, Vittorino Andreoli, c'è un abuso, no? in internet, ne abbiamo visto un esempio, se ne potrebbero citare altri, il bullismo, certo. No? E le conseguenze tragiche a volte del bullismo cibernetico.
che cosa si può fare? Si può fare qualcosa secondo lei oppure è un far west e basta? No, no, si può fare qualcosa, anzi si deve. Non bisogna mai affermare che non c'è niente da fare, questo è molto comodo, c'è sempre da fare. Ecco, però bisogna distinguere, cioè perché bisogna sapere fare tante indagini, fare servizi, ma bisogna anche conoscere i giovani. Allora, per esempio, questo ragazzo probabilmente è un adolescente ritardato, ma il problema grosso è poi quello degli adolescenti che quindi vanno dall'età degli 11-12 anni ne parleremo. 18-20. Ecco. Allora, nell'adolescente, e questo probabilmente è un adolescente ritardato, lei sa che lì ci sono ormai anche dei 35 anni che sono adolescenti come mentalità, insomma, perché dipende. Allora, un adolescente certo ce l'ha con il mondo, è un oppositore, è un contestatore di qualsiasi cosa, e tutto questo va capito nell'ambito proprio della crescita, e quindi questo è un senso. Però occorre che la crescita non possa arrivare a creare danno agli altri, e quindi bisogna che sappia che cos'è il rispetto e che cos'è fare il male. È questo. Ora, vede, qui c'è un problema. La maggior parte degli adolescenti, quindi non parlo di questo, insomma, in senso particolare, non sanno che cos'è la morale. Non sono cattivi, le dirò una cosa che la colpisce. Sono amorali e quindi non sanno, finché non lo sperimentano, che cos'è fare il male e anche che cos'è fare il bene. Penso che si possa rilanciare a Beppe e a Stefania un'ultima battuta su questa riflessione. Prego. Sì, io volevo aggiungere una cosa a quello che avevo detto prima. Appunto, ho accennato che tanti account sono anonimi o sono coperti, comunque usano un nome falso. In realtà alcuni di questi io li ho incontrati e i più non sanno che possono essere identificati. La polizia postale, in caso di anonimato e in caso di denunce per diffamazione oppure di reati procedibili d'ufficio, può chiedere il dato informatico all'azienda, quindi in questo caso a Twitter, a Facebook, a Instagram, e la maggior parte delle volte con l'indirizzo IP e gli altri dati informatici la persona viene velocemente identificata, e in questo caso le aziende collaborano, me l'ha dichiarato la direttrice della polizia postale, la dottoressa Nunzia Ciardi. Ecco, anche l'inconsapevolezza del poter essere identificati, e aggiungo anche l'inconsapevolezza di quello che rischiano, perché il reato la diffamazione recata a mezzo stampa o attraverso qualsiasi altro mezzo pubblicitario, quindi internet compreso, rischia una condanna fino a 3 anni di carcere. Quindi, e queste cose, questi profili spesso non le conoscono assolutamente. E bisogna che imparino a conoscerli. Beppe, un'ultima battuta. Oltre questa inchiesta, prego. No, vai avanti. No, volevo chiederti, oltre questa inchiesta, che cosa prevede il menù del giornale che esce domani, del settimanale che esce domani? Allora, ci sono io e Massimo Gramellini che facciamo gli inviati in una sala bingo nella periferia di Milano, è molto divertente. C'è Fiorello che risponde a un'intervista solo disegnando, noi abbiamo una cosa che si chiama intervista disegnata, in cui l'intervistato può rispondere solo disegnando, anzi Vittorino Andreoli già gli comunico che lo chiederò anche a lui. Abbiamo un'intervista molto bella con Ventura di Antonio Dorrico, la sindaco di Torino Chiara Appendino, che noi abbiamo l'intervista in movimento, Vittorio Zincone la incontra su un tram, abbiamo i nostri lettori, diamo loro spazio, e per gli più originali diamo una pagina, si chiama Van Gogh, ritratto di un lettore originale, e diamo loro lo stesso spazio che abbiamo io, Lilli Gruber, che per esempio risponde alle lettere, dopo tante domande in televisione Lilli Gruber viene ospite mia e risponde alle lettere. Ti assicuro tantissime cose, ma posso chiudere dopo aver parlato con una considerazione? Come no, vai. Vi siete accorti che i nuovi giornalisti come Stefania sono più bravi di noi? E a me questo fa molto piacere. Tanti auguri per il tuo nuovo incarico, Beppe, lasciamo in sospeso la considerazione. Grazie anche alla bravissima Stefania e grazie anche al contributo di Vittorino Andreoli.
E adesso entriamo in quello che era il tema preannunciato, il tema dell'approfondimento. Lo facciamo partendo da una notizia che è apparsa sui giornali 2 mesi fa e che fece molto scalpore. Mi riferisco alla conclusione tragica del tentativo di un'altra mamma di convincere il figlio sedicenne a smettere di drogarsi. Per riuscirci, a differenza di Luciana, che ha chiesto aiuto agli amici di San Patrignano, questa donna chiese aiuto alla Guardia di Finanza. La Guardia di Finanza andò a prelevare il figlio alla scuola, lo portò a casa, fecero la perquisizione della sua stanza davanti a Giovanni, questo è il nome del ragazzo, vennero trovati 10 grammi di hashish e la reazione del ragazzo fu improvvisa e nessuno riuscì a fermarlo. Si buttò dalla finestra e si uccise. Al funerale la madre fece un appello accorato, un appello commovente direi, oltre che accorato. Lanciò questo appello innanzitutto ai ragazzi, agli amici di Giovanni, ma anche ai genitori degli amici di Giovanni. Sentiamola in questo filmato di Repubblica TV. In ognuno di voi sono presenti dei talenti che vi rendono unici e irripetibili. E avete il dovere di farli emergere e di svilupparli. Là fuori c'è qualcuno che invece vuole soffocarli, facendovi credere che sia normale fumare una canna, normale farlo fino a sballarsi, normale andare sempre oltre. Diventate piuttosto i veri protagonisti della vostra vita e cercate la straordinarietà. Straordinario è mettere giù il cellulare e parlarvi occhi negli occhi, invece che mandarvi faccine su WhatsApp. Straordinario è avere il coraggio di dire a una ragazza sei bella, invece di nascondersi dietro le domande preconfezionate di Ask. Straordinario e chiedere aiuto proprio quando vi sembra che non ci sia via d'uscita. Straordinario è avere il coraggio di dire ciò che sapete. Perciò è troppo tardi, ma potrebbe non esserlo per molti di voi. Fatelo. A noi genitori invece il compito di capire che la sfida educativa non si vince da soli, nell'intimità delle nostre famiglie, soprattutto quando questa diventa connivenza per difendere una facciata. Facciamo rete e aiutiamoci tra noi. Non c'è vergogna se non nel silenzio. Uniamoci. Vittorino Andreoli, è molto difficile oggi, almeno così sembra, per i genitori riuscire ad educare i figli nella fase dell'adolescenza. Lei ha scritto in uno dei suoi tanti bellissimi libri: sono troppo insicuri per offrire a loro, ai figli, delle certezze. È così? È così, vede, noi dobbiamo considerare che nel nostro momento storico, in questa società, non c'è più la certezza, cioè la fragilità è dei genitori, la fragilità diversa, ma è dei figlioli. Insomma, se vogliamo dire, un tempo si poteva dire che c'erano i maestri, li pensavamo forti, li pensavamo coerenti. Questa è una società in cui ci ha reso tutti fragili. Allora, il tema dell'educazione è un tema che deve essere corale, perché non bisogna aver paura di dire che bisogna educare anche i genitori a fare i genitori, che bisogna educare i figli, perché educazione vuol dire insegnare a vivere. Lei questa sera ci presenta un tema in cui si capisce il nucleo di ciò che serve. Qui non si tratta di un'educazione come una decorazione, perché sappiano di più, siano più gentili o più belli. Qui bisogna insegnare a vivere, perché hanno strumenti che sono diversi, sono allo stesso tempo pericolosi per sé e per gli altri. E quindi c'è la difficoltà, ma non è impossibile. Mi è piaciuto quando questa signora, pensate nella disperazione che si può immaginare, dite non abbiate vergogna se i vostri figli hanno comportamenti, ma cerchiamo di metterci insieme per aiutarli. Quindi è interessante.
È tremendo il fatto che una madre dice: sì, è successo questo a mio figlio, ma voi cercate di aiutare anche i genitori. Ecco, allora, la fragilità che domina questa società è il punto centrale. I genitori hanno una fragilità che non li impedisce di aiutare i figli, ma bisogna comunicare, bisogna parlarsi, bisogna chiudere quella roba che abbiamo in tasca. Perché sa che questi adolescenti stanno ore, 4, 5 ore al giorno là davanti, e quando sentono i genitori. Quindi un tema nuovo ma possibile. Ecco, io vorrei sentire anche l'opinione di Don Antonio Mazzi, che è collegato con noi da Milano, un sacerdote, uno scrittore e anche il fondatore della comunità di recupero per tossicodipendenti Exodus, una comunità storica. Don Antonio, lei ha scritto recentemente... Ciao, salutami anche lo spedinato di Vitorino lì. No, volevo mettere in rilievo ai nostri telespettatori una frase che lei ha scritto e che mi ha colpito, quando parla della povertà di speranza come di una malattia che è difficile da combattere, no? Ma che intende dire? Intendo dire che i nostri figli mancano delle due sponde fondamentali, senza delle quali, secondo me, non si attraversa il periodo dell'adolescenza. Ed è la sponda della scuola, ed è la sponda della famiglia, ma soprattutto, oserei dire, la sponda paterna della famiglia, la sponda paterna. Il padre dovrebbe essere la speranza del figlio. Dovrebbe essere il testimone che comunque qualsiasi difficoltà va superata se si lavora insieme. Ecco, ma lei dice anche che in ogni Caino c'è un pezzo di Abele, riferendosi ovviamente ai ragazzi, sì, che finiscono nella droga, e che bisogna tirare fuori quello che c'è di buono. Ma come si fa a tirarlo fuori in Caino? Ma lo conosce, tu conosce, voi conoscete bene la storia di Erika, per esempio, e conoscete bene la storia di qualche altra persona che io ho conosciuto e avuto, e che è uscito, e che è uscita, e che è uscito da questo dramma tremendo. Certo, Erika per la gente era certamente la bestia che è uscito, che ha ammazzato madre e fratellino. Eppure oggi è uscita dal carcere, oggi sta vivendo una vita normale, in qualche maniera ha capito il male che ha fatto, non l'ha capito fino in fondo, perché se l'avesse capito fino in fondo forse sarebbe emerso un ulteriore dramma dentro di lei. Ma io sono convinto che se noi adulti fossimo più positivi e fossimo convinti che nessuno è così cattivo da essere identificato a Caino, va bene. Se noi siamo i primi a crederlo, certamente ne vinciamo noi, e soprattutto salviamo i nostri figli, anche i peggiori. Bene, mi pare che la strada l'abbiamo indicata, però adesso è il momento di passare ai dati e di chiedere a Eugenia di far conoscere questi dati, che purtroppo ci hanno talmente colpito da spingerci a fare una puntata intera dedicata a questo boom del consumo di droga fra i giovani dai 14-15 anni, insomma l'adolescenza. Sì, tra i 15 e i 19 anni, quindi ragazzi che frequentano le superiori. Vediamo la prima grafica di questa indagine condotta dal CNR, del rapporto ESPAD, che quindi è il rapporto che parla delle dipendenze dall'alcol alla droga. Gli studenti che hanno assunto stupefacenti almeno una volta nella vita sono il 28%. Questa percentuale è relativa a un campione di 30.000 studenti presi appunto in esame dal CNR, una percentuale alta, il 28%, e sono 650.000, come ci racconta questa seconda grafica, gli studenti che almeno una volta nell'ultimo anno hanno assunto stupefacenti. E ancora vediamo quali sono gli stupefacenti di cui i ragazzi fanno utilizzo poi maggiormente. Questo dobbiamo approfondirlo, che ha un suo significato particolare che va
Lo vediamo, al primo posto dedotto, c'è, trascritto. C'è la cannabis, il 27%, poi ci sono gli psicofarmaci per il 10%, ovviamente chi non li prende per una terapia, poi ci sono gli stimolanti ed allucinogeni per il 3% e la stessa percentuale è quella della cocaina, quindi sempre il 3% e l'eroina è l'1%. Ecco, questi sono dati che si riferiscono al 2015, però adesso dobbiamo vedere se la situazione nel 2016 è cambiata, ma non credo di molto, come vedremo tra poco. Ma un primo commento proprio di questi dati, ma proprio un primo rapido commento, prima di far entrare il nostro prossimo ospite. Sì. Professor Andreoli. Vede, il problema non è tanto la sostanza, perché un ragazzo... Questi 650.000 sono stati portati all'uso di quella sostanza. Primo, perché sono insoddisfatti. Secondo, perché cercano di cambiare, perché queste sostanze in qualche modo fanno sentire diversi. Una sorta di dire, sono, non mi piaccio come sono, quindi se io cambio, prendo qualcosa, vedo tutto diversamente. Quindi in questi giovani, questi ragazzi, questa è la seconda adolescenza, quella che va dai 15 anni, in questi ragazzi c'è un senso di insoddisfazione e la voglia di essere più grandi, piccoli eroi. Allora, noi genitori, noi nonni, sappiamo questo? E c'è una modalità per chiederlo, per saperlo. Avete mai chiesto, lo chiedo ai genitori, avete mai chiesto a vostri figli, a vostro nipote, quali sono i tuoi desideri? Perché è nel desiderio che si vede il distacco tra come sono e come vorrebbero essere. La droga si situa qui, sono così e non si piacciono, credono che prendendo la droga possano migliorare. Ecco, Don Mazzi, a noi ci risulta che in realtà rispetto al 2015 un dato c'è, ma purtroppo negativo, e cioè che si è alzata l'età, si è scelto, insomma, si comincia prima a 14 anni, in qualche caso a 13 anni, cioè si sta scivolando sempre più verso la fase iniziale dell'adolescenza nel rapporto con la droga. Io sono preoccupato soprattutto per dai 10 ai 14 anni, perché è esploso lì il fenomeno che non riusciamo a capire. Io sono diventato analfabeta, io che da 30 anni sono in mezzo ai tossicodipendenti, rispetto ai ragazzi di 10-14 anni sono diventato, mi sto facendo le domande che mi sconvolgono, perché l'avvicinamento e l'approccio alla droga è totalmente diverso da quello dei ragazzi superiori e da quelli dei ragazzi di ieri. E infatti. E quindi mi sto domandando che cosa sta succedendo, e anche perché non credo alle indagini, non credo alle ricerche. Questi dati che arrivano così, ma il problema è l'approccio, capire il perché. Tirar fuori i numeri a vanvera così non ha nessun significato. Allora, vediamo un po' di partire dalla scuola, no? Di cui si è parlato finora, e anche perché il primo a lanciare l'allarme dell'arrivo della droga nella scuola, e non soltanto nella scuola superiore, a dire addirittura che la droga è arrivata a scuola, la scuola è ormai diventata la piazza principale dello spaccio, è stato un sottosegretario alla pubblica istruzione, Gabriele Toccafondi. Facciamo dunque entrare il nostro prossimo ospite. Grazie a voi. Grazie. Appunto, ovviamente sono rimasto colpito da questa sua intervista, ma ha degli elementi concreti per poterlo sostenere o è solo così, buttata là? No, che buttata là? Innanzitutto il CNR, l'Istat, il Dipartimento Antidroga continuano da alcuni anni a darci questi dati che sono emblematici. Ma poi lo dico perché proprio alla luce di questi dati, visitando le scuole e partecipando a delle assemblee sul tema, ci si rende conto che per i ragazzi è normale e naturale, quasi, farsi una canna, prendere una pasticca, bere e tanto. E quindi dobbiamo chiederci noi adulti che cosa sta succedendo e cosa dobbiamo e possiamo fare, perché la scuola non si tira indietro, e parlo dei singoli casi, ma anche delle classi, degli insegnanti, dei dirigenti scolastici. Stanno quasi 1.000 ore l'anno con i ragazzi e quindi conoscono i ragazzi e sanno queste problematiche.
Il tema forse più ministeriale è cosa possiamo e dobbiamo fare noi. Quindi innanzitutto renderci conto che il problema c'è ed è un problema grande, gigante. Il secondo aspetto è come agire. Lo diceva la mamma nel servizio che avete fatto rivedere, occorre un'alleanza educativa. Da soli la scuola, gli insegnanti non possono molto. Insieme ad altri, a professionisti, ad associazioni, a comunità di recupero, soprattutto attraverso i ragazzi che ci sono passati e sono usciti, allora qualcosa sì che si può fare e si deve fare. Soprattutto è un'azione educativa, perché giustamente è stato poco fa detto, i ragazzi sono pieni di domande, di esigenze. Ahimè, sempre di più mancano adulti che stiano all'altezza di questi desideri, di queste esigenze dei ragazzi. Spesso mancano non solo i genitori, ma anche gli adulti in generale, a scuola e non solo. Quindi un'azione educativa, perché i ragazzi non sono bamboccioni, capiscono molto bene anche gli effetti sul proprio fisico, sulla vita e sulla famiglia che una sostanza illecita può provocare. Poi lei parlava anche di un dato che noi non abbiamo fornito, ma che si aggiunge a quello che abbiamo fornito, e cioè la diffusione dell'alcol, una diffusione di un certo tipo. Sì, io sono stato nella mia città, Firenze, un sabato notte con la Croce Rossa e con la polizia in giro per ospedali. La prima emergenza in tutte le città metropolitane dei pronti soccorsi è il cosiddetto coma etilico, cioè ragazzi che perdono conoscenza e vanno anche oltre perché bevono e bevono troppo, e sono ragazzi o ragazzini. Che età? Dai 13 ai 17 anni. Questo è il dato. E occorre, ahimè, prendere coscienza di questo dato e non tirarsi indietro e voltarsi dall'altra parte. Non da soli, perché la scuola da soli, senza i genitori, senza un padre e una madre, non può fare granché. E infatti adesso di questo parleremo, però vorrei anche parlare di quello che la scuola sta tentando di fare, perché c'è un dato che mi ha colpito anche in questo caso, che il 43% delle scuole comunque ha cominciato, ha tentato di partire con un'attività di prevenzione, no? E che il 51% ovviamente, cioè la percentuale sale al 51% nel caso delle superiori. Vogliamo andare a vedere una di queste scuole, come funziona, cosa fa? Allora, diamo la parola ad Andrea Postiglione, che è andato a Firenze a parlare con il preside dell'istituto Saffi. Vediamo che cosa sta tentando di fare. Ogni anno, almeno 2 o 3 volte, mi capita di chiamare le forze dell'ordine con i cani naturalmente, perché la consapevolezza che giri, come in tutte le scuole, la droga c'è, è utile se non altro come prevenzione. Ci permette soprattutto di avere una funzione di deterrenza nei confronti dei più piccoli, che sono veramente catturati spesso da chi ha interesse a spacciare. Un'esperienza che non rifarei mai, sinceramente. Il fatto che comunque il cane ti venga a annusare mi metteva ansia, anche se comunque non ho di queste sostanze, non ho mai provato a fumare, però è una cosa che fa male. Ci fecero uscire dalla classe, mettere tutti in fila, e il cane piano piano è passato 2 volte. Prima hanno usato i piedi e poi l'altra zona del corpo. È stata un'esperienza un po' brutta, un po' traumatizzante, perché è la prima volta e non te lo aspetti mai nella scuola che succedano queste cose. Non sono drogato, non spaccio, però lì per lì, anche se il cane ti sta annusando, ti senti un po' colpevole. Cioè. Comunque in generale è una pratica che secondo me è necessaria per sgominare tutti quelli che sono i vari spacciatori, possiamo dire così. Cioè è corretto dal punto di vista della prevenzione, però comunque io sono dell'idea che non mi farebbe piacere essere annusato. Secondo me non ferma un ragazzo a consumare stupefacenti fuori dall'ambiente scolastico. Ho insegnato nel carcere minorile, ho insegnato nel riformatorio, ho insegnato nel carcere degli adulti. La metà dei miei allievi di quegli anni sono tutti morti
di overdose. È un'esperienza che io mi porto addosso ancora oggi. Quando un ragazzo viene individuato è un momento importante, è un momento assolutamente, direi quasi di felicità, lo sa perché? Perché io non ho certezze, no, ne ho pochissime, figuriamoci se ce l'ho sulla droga, ma l'esperienza mi ha insegnato una cosa sola, appunto, che prima si individua un ragazzo che fa uso di stupefacenti e più possibilità abbiamo di salvarlo. Il nostro è uno dei tanti tentativi che si mettono in atto per impedire che i ragazzi diventino tossicodipendenti. Io in 4 anni che sono qui, o comunque anche alle medie, non ne ho mai parlato con i miei insegnanti, non si è fatto niente. Cioè né magari un incontro con qualcuno che se ne occupa di lavoro, magari, come ad esempio dipendenti del CERT e così via. Cioè sono anche incontri che secondo me potrebbero essere utili. Comunque in un ambiente scolastico, sì, magari in quelle 6 ore non fumi e non te la porti dietro, però il giorno è fatto di 24 ore. Comunque 6 ore stai qui, le altre comunque le spendi in un altro posto e magari puoi farne uso di quanto, insomma, quanto ne vuoi. Il rischio che il problema si sposti ai giardinetti c'è, ma non possiamo nemmeno continuare a permettere che gli unici ad occuparsi del problema siano gli insegnanti. Noi non abbiamo gli strumenti, la possibilità per risolvere il problema. Bisogna che chi governa si ponga il problema di cosa fanno i ragazzi una volta che vengono cacciati dalle società sportive, dalle palestre, dalle scuole di danza, una volta che hanno finito il percorso scolastico o che hanno finito la mattinata scolastica. Chi ci amministra deve finalmente porsi questo problema, che è drammatico. Sottosegretario Toccafondi, mi pare che arriva un messaggio importante, però ovviamente lei risponderà, ma prima di rispondere vorrei sottolineare il fatto che i ragazzi non è che fossero molto d'accordo con il preside, però è anche vero, devo fare il giornalista, che la cronaca più volte sottolinea che dopo perquisizioni fatte in classe dai cani antidroga sono trovate bustine di hashish, di marijuana, quindi questa è la realtà. Sì, confermo. In oltre il 50% dei casi di visite delle forze dell'ordine con i cani antidroga prima dell'ingresso a scuola e comunque nel perimetro della scuola sono state trovate sostanze. In alcuni casi, grazie alla richiesta dei presidi di un controllo dentro la scuola, perché l'ingresso è a chiamata, si sono trovate nel 40% dei casi circa sostanze. L'azione di presenza dello Stato con cani antidroga e agenti in divisa è utile, ma necessaria, ma non è sufficiente. Occorre entrare dentro le scuole con un'azione educativa, occorre spiegare ai ragazzi. E diceva bene il preside, non da sola la scuola può spiegare, noi facciamo gli insegnanti. Italiano, storia, matematica e geografia, aiutateci a spiegare insieme a noi e insieme ai genitori cosa combinano queste sostanze nel fisico e nella vita propria e dei propri familiari. E poi c'è anche il problema di quelli che lasciano la scuola, quelli che lasciano, no, che finiscono ai margini, diceva il preside, quella deve essere ancora più difficile come opera, non so, professor Andreoli cosa ne pensa, come si fanno a recuperare quei ragazzi? Certo, è meglio cominciare da un'educazione, però ecco, mi permetta di dire, cioè la scuola non può fare tutto, guai, no? L'insegnante, se noi facessimo dell'insegnante un eroe, non potrebbe già essere più l'insegnante umano, insomma. Però i cani possono stare negli aeroporti, ma nella scuola, per quel ragazzo di 14 anni, professore, che vede che adesso è in qualche modo ricercato, come fosse una idea a scuola, dove deve imparare a vivere, non ad essere
educato, non essere giudicato, ma per essere educato. Ma la mia non è una critica, è semplicemente per dire la scuola ha proprio bisogno di essere aiutata, perché altrimenti non svolge bene, non è educativa quella rappresentazione, e noi vogliamo che facciano gli insegnanti, e ci sono insegnanti straordinari. Ecco, però non la voglio interrompere, professore, ma perché vorrei anche sottoporre l'attenzione vostra e di Don Mazzi, che ci segue da Milano, invece la strategia che ha seguito un'altra scuola, perché mettiamola a confronto, ecco, no? È utile fare questi confronti. Sempre a Firenze, no? Il nostro Andrea Postiglione è andato in un altro istituto, l'Istituto Tecnico Marco Polo. Guardate come si sono attrezzati. Siamo all'Istituto Tecnico per il Turismo Marco Polo di Firenze, una scuola che cerca di essere all'avanguardia e che si caratterizza per alcuni elementi, per alcune scelte di politica educativa che adesso proveremo a raccontare. I ragazzi hanno fatto un laboratorio con comics. Io in questa operazione ho deciso di dargli un pezzo di scuola, una parete della scuola. Naturalmente non c'è la libertà assoluta di scrivere sui muri. L'idea è però quella di cominciare a pensare che la scuola è uno spazio tuo, è un luogo di identificazione e che favorisce il benessere dei ragazzi, che è la cosa che ci sta più a cuore. Stiamo entrando nella liberamente, nell'aula ci sono dei puff, ci sono dei tavoli che si possono comporre e scomporre. Simbolicamente vogliamo rappresentare un'idea molto semplice: la scuola non ti è data. Qualche anno fa sono arrivati i carabinieri e hanno detto: noi faremmo un giro dentro la scuola con i cani per controllare che non ci sia uso di sostanze dentro la scuola. E io gli dissi che ne ero contrario. L'approccio che noi stiamo avendo è di due tipi: da un lato disseminare la scuola di figure d'aiuto a partire dal preside per cercare di intercettare il disagio dei ragazzi e lavorare su quello, ma l'altra partita è quella di costruire una scuola accogliente e una scuola che coltiva le passioni e gli interessi dei ragazzi, perché solo così veramente si fa la lotta alla droga, costruendo un'alternativa, dando ai ragazzi una ragione per non far uso di sostanze. Siamo educatori qui all'Istituto Tecnico per il Turismo Marco Polo. Siamo a disposizione dei ragazzi qualora loro abbiano bisogno, voglia. Giannina? Hai ricominciato box? No, inizio palestra la prossima settimana. Sì? Non è che noi andiamo in giro a dire non si usano le sostanze. I ragazzi devono capire da soli il perché le utilizzano e devono cercare da soli il modo di eliminare questo meccanismo, questo circolo vizioso. Noi li accompagniamo in questo processo di comprensione. Una volta fatto questo c'è una maturazione, quindi anche a volte l'utilizzo di certe sostanze cambia, diminuisce, passa in secondo piano. Cioè è veramente sì, secondario. Ecco, si tratta di accompagnare i ragazzi a sviluppare la propria etica. Guarda, io mi sto impegnando in una maniera. Oh. Ho quattro materie sotto e basta. Cioè. Ah, capirai. Quando sei in questa situazione ti consiglio una cosa. Di norma la logica di base ti aiuta tantissimo, perché ti consente di non essere prolisso, ma di fare dei ragionamenti che di base sono inoppugnabili. Questo è il nostro studio, abbiamo cercato di creare in questa scuola una piccola oasi che non fosse un'aula, ma fosse una stanza accogliente, una piccola bolla nella quale si possono sentire liberi di parlare. Principalmente sono o ragazzi che stanno vivendo un momento difficile, magari hanno problemi di fumo, le varie droghe, o magari anche semplicemente problemi più simpatici e semplici di storie d'amore oppure delusioni amorose da elaborare, diciamo. Possiamo indurli in qualche modo a chiedere aiuto, infatti siamo in contatto con il CERT e con le varie istituzioni a cui i ragazzi possono rivolgersi qualora emergesse il problema. Ci sono dei buoni risultati, soprattutto appunto nell'agganciarli e farli superare lo scalino del prendi consapevolezza del problema e cerchiamo un'altra strada. Mi chiamo Alice, ho frequentato l'ITT Marco Polo prima di essere a capo di questo bando di ragazzi. Ero una tutor
E svolgiamo questa azione tramite ragazzi di quarta che volontariamente aiutano i ragazzi di prima e li aiutano a integrarsi nella scuola e a attuare azioni di prevenzione contro vari casi di bullismo o droga o qualsiasi altra problematica che hanno. Questi ragazzi, se hanno bisogno, possono contare su di noi, comunque una figura coetanea su cui fare riferimento. Spesso e volentieri l'arrivo dell'autorità scaturisce tante cose, tant'è che spesso i ragazzi lasciano la scuola o addirittura la cosa peggiora, proprio perché appunto la reputazione dei ragazzi ormai a scuola è quella. Invece tra di noi diciamo che riusciamo a tenere queste cose diciamo più sotto e a superarle mano a mano. Loro svolgono un'azione di prevenzione durante le ricreazioni e l'uso di sostanze da quando frequentavo io questa scuola ad adesso tramite questa azione è diminuito tantissimo. Il problema della droga esiste dappertutto, anche qui, e noi non è che possiamo dire che l'abbiamo risolto, però io posso affermare con certezza che noi abbiamo ridotto moltissimo il disagio legato all'uso di sostanze. Don Mazzi ha collegato con noi, ha seguito il servizio. Allora, questa è la strada giusta? Può essere una strada giusta? Senti, io ho tre ipotesi, tre proposte da fare. La prima, sono contrario ai cani a scuola. La seconda, vengo chiamato in parecchie scuole, però ho sempre voluto che siano i ragazzi a chiamarmi e non gli insegnanti e i presidi, e che fosse un luogo che non fosse l'aula, qualsiasi luogo, anche seduti per terra nel corridoio, ma non l'aula. La terza ipotesi, noi in seguito a una serie di situazioni abbiamo inventato un po', copiando, l'ho chiamato Don Milani 2, cioè raccogliamo i ragazzi espulsi dalla scuola e cerchiamo di fare una scuola alternativa. E vi devo dire anche con risultati molto positivi. Queste sono le tre proposte che io faccio, così per non perdere tempo e per essere molto concreto. Apprezzo molto questa concretezza, che rimbalzo immediatamente alla sottosegretario Toccafondi, perché uno dei problemi che avevamo lasciato da parte è proprio quello degli espulsi dalla scuola. Mi pare che il preside dell'istituto tecnico qui stia andando nella direzione giusta, almeno quella che auspicava lei. Assolutamente sì, io difendo tutti gli strumenti che le scuole stanno mettendo in campo, perché arrivano direttamente dai dirigenti scolastici, cioè dai presidi, nel dialogo con genitori e insegnanti, perché una formula matematica giusta per le scuole nessuno ce l'ha, rispetto anche a questi numeri, a queste tipologie di dipendenze, quindi ce la dobbiamo inventare. E i migliori a poter trovare una soluzione sono proprio i diretti interessati, cioè chi sta a contatto con i ragazzi. Qui nessuno ha la formula magica, queste sono due esperienze, sono due facce della stessa medaglia. Io non le voglio giudicare perché sono loro che vivono quotidianamente delle esperienze più o meno difficili. Certo che qui sono le due facce, l'aspetto della presenza dello Stato con poliziotti, carabinieri in divisa, fuori dalla scuola con i cani antidroga, cioè la presenza dello Stato. L'altro è più un aspetto educativo, cioè dentro la scuola a fare educazione, a spiegare ai ragazzi, e quindi si va incontro certo al problema delle sostanze, ma anche per esempio all'abbandono scolastico o ad altri. Bisogna dargliela una mano a Don Mazzi però. No, quello assolutamente, perché il tema dei ragazzi che abbandonano la scuola, che scappano da scuola, non c'entrerà più diciamo con la scuola, ma c'entra col paese, perché sono giovani che dove vanno? Cosa fanno? Che futuro avranno? Quindi ci interroga come paese, e abbiamo una percentuale di abbandono scolastico veramente alta. Fino a due anni fa, tre anni fa era al 17,6%, ora è scesa al 15%, sta scendendo ancora. La scuola su questo tema si sta interrogando, ma non basta. Sì, non basta interrogarsi. Sono ragazzi che scappano da scuola. Ma io mi interrogo anche su un'altra cosa, sottosegretario, professor Vittorino Andreoli e Don Mazzi. Da dove arriva nella scuola questa droga, queste droghe anzi? Noi parleremo subito dopo la pubblicità, perché abbiamo scoperto delle cose inaspettate e inquietanti.
abbiate la pazienza. Quello che abbiamo scoperto e di cui vogliamo parlarvi è che questi ragazzini consumatori di cui stiamo parlando in realtà fanno anche da spacciatori. Ce lo conferma un articolo fra i tanti che abbiamo scelto che parlano proprio di uno dei tanti episodi di consumatori spacciatori, adolescenti consumatori spacciatori, che ci legge adesso, o ce lo ricorda, Eugenia. Sì, ci troviamo a Milano dove un gruppo di ragazzi tra i 15 e i 19 anni, studenti quindi delle superiori, tutti di buona famiglia, alcuni di loro avevano già avuto qualche bocciatura, sono riusciti a portare la droga a scuola, anzi sono riusciti, diciamo, a farsi far credito da un vero e proprio criminale, da uno spacciatore conosciuto, un adulto, un 47enne, che ha dato loro un etto di hashish così appunto a credito. Loro l'hanno portato a scuola, l'hanno venduto e poi con i soldi ricavati sono tornati dallo spacciatore, quindi praticamente erano entrati nel giro, insomma riuscivano loro tranquillamente a conservare la droga, a frazionarla, a, diciamo a, che a riportarla. Si pagavano le dosi successive. Assolutamente, no? Sì. Anche perché quando poi la polizia ha scoperto, diciamo, lo spacciatore adulto, lui non si è ovviamente fatto nessuna remora e ha denunciato tutti e 10 i ragazzini. E così la storia finire. È venuta fuori. Ecco. Dicevo che questa erba che viene spacciata poi non è più pura come una volta. Il sottosegretario parlava di spinello pesante. Sì, io mi sono reso conto di questo partecipando a un'assemblea in una scuola con dei medici che hanno raccontato quello che trovano analizzando queste sostanze. Un ragazzo candidamente diceva: ma è una canna, che male fa? E veniva spiegato che invece male fa è tanto, perché è tutta roba sintetica, quindi brucia subito il cervello. E rende dipendenti, a differenza dello spinello di una volta. Ma Don Mazzi, lei è consapevole di questo, vero? Ma la droga si trova dovunque, ormai ce l'hanno tutti, ce l'hanno in tutte le maniere, la trovano a 2 euro, quindi è una cosa sconvolgente. Il problema vero è il disagio, questi ragazzi qui hanno un disagio tale per cui prendono qualsiasi cosa, qualsiasi porcheria. Magari senza sapere nemmeno che cosa c'è dentro. Sì, no. Non gliene frega niente di cosa c'è dentro. Il loro disagio è così profondo, va bene, che sono disposti a prendere qualsiasi porcheria. Ecco, poi... E la settimana scorsa che sono stato in uno dei parchi di Milano, ho visto un gruppo di ragazzi che erano tutti minori, erano tutti ragazzi della scuola media, ed erano lì e compravano a 2 euro tranquillamente, pacificamente, davanti a tutti. Anche alle guardie dell'ordine, anche i poliziotti cosa possono fare, ragazzi di 12-13 anni cosa possono fare. Per cui il problema è questo profondo disagio di cui parlava anche prima Vittorino Andreoli, e che è quello che mi sconvolge, mi distrugge. Ecco, però c'è sempre, per onore di cronaca, dobbiamo anche riferire ad un altro fenomeno emergente e che è stato denunciato fra l'altro dall'Osservatorio Epidemiologico dell'Agenzia Regionale della Sanità della Toscana, e cioè la droga viene acquistata sempre di più anche attraverso internet. Ragazzi fra i 14 e i 18 anni vanno nel cosiddetto deep web, cioè nel web sotterraneo, e lì trovano i siti di vendita, non so, una pasticca di ecstasy costa 9 euro ed è il mercato illegale, quello online, che si è triplicato di più negli ultimi 3 anni, non è che lo dico io, lo dice uno studio di Rand Europe, una ONG inglese specializzata in questo tipo di analisi. Le droghe più vendute sono la cannabis, professor Andreoli, gli stimolanti, l'ecstasy, come dicevo, e i pagamenti vengono effettuati con una moneta particolare, una criptovaluta, la Bitcoin, lei lo sapeva? Sì, sì, sì. Ah, ecco. Sì, sì. Lo sapevo. Dunque, cosa vuol dire questo? Vuol dire che alla società non interessa più niente della droga. Vuol dire che noi tutti parliamo ogni giorno di come difendere la privacy,
del professionista, eccetera, e non ci rendiamo conto che c'è un internet per gli adolescenti, non solo per offerte di cose che vogliono che sia esclusivo, così sono dei piccoli eroi, ma c'è di mezzo la dipendenza dal sesso, c'è di mezzo la perversione. Insomma, vogliamo occuparci seriamente di che cosa rappresenta internet per i giovani? È l'unica maniera per scoprirlo, altrimenti lo sanno solo loro. E se solo lo scopriamo oggi, cambiano sistema, perché basta modificare un po' quella che è la modalità per farlo. Mi pare che il Ministero della Pubblica Istruzione qualcosa ha tentato di fare, ma sta riuscendo questo esperimento. Di che cosa si tratta? Beh, l'abbiamo fatto insieme ad alcune scuole, anzi, è stato proposto da alcune scuole insieme ai genitori. Un'app, Son Support, che aiuta i genitori e i ragazzi, anche spiegando i termini, perché sono termini nuovi, difficili, comprensibili per noi adulti, su tutto questo deep internet dove si acquista di tutto, quindi capire di fronte a cosa stiamo, quindi la conoscenza, però l'aspetto centrale, mi permetta di ribadirlo, è educativo. Occorre stare con i ragazzi. In questo caso bisogna educare i genitori a tutelare i figli. In questo caso con i genitori, ma educativo, anche stando rispetto a quella inquietudine dei ragazzi che veniva ricordata, più generale. Perché se non riusciamo a stare di fronte ai ragazzi così, noi adulti, genitori o insegnanti, ma se non riusciamo a stare di fronte ai ragazzi in questo modo, allora è sconfitta subito. Perché non riusciamo a stare dietro a tutte queste diavolerie e anche alla tipologia di acquisto. Quindi o stiamo di fronte ai ragazzi e li ascoltiamo davvero, oppure è una guerra persa. Ecco, un'altra strada che si segue per cercare di aprire gli occhi ai ragazzi è quella delle testimonianze, no? Veniva accennato prima sia da Don Mazzi che da Vittorino Andreoli, e noi abbiamo messo gli occhi in particolare su quella che forse è una sorta di superstar degli ex tossici che gira per le scuole, perché lo sta facendo da 10 anni ed ha avuto qualcosa come 2000 incontri, no? E si chiama Giorgia Benusiglio e noi ovviamente l'abbiamo invitata. Ecco qui il nostro prossimo ospite. Grazie Giorgia, grazie e benvenuta. Io l'ho presentata come un ex tossico, però forse sarebbe il caso di capire meglio che cosa le è successo quando aveva 17 anni. Io non mi definirei proprio un ex tossico dipendente, perché la differenza tra i miei incontri e quella di altri ragazzi che hanno avuto purtroppo esperienza con le sostanze stupefacenti è che a me ha fregato una singola assunzione. Io assunsi nel 99 mezza pastiglia di ecstasy e nel giro di una settimana mi ritrovai con il fegato in necrosi. Mi presero letteralmente per i capelli. Avevo 6 ore di vita. Pensate che il mio è stato il primo caso in Italia a superare un'epatite tossica fulminante da ecstasy e il secondo caso in tutto il mondo. I medici non sapevano assolutamente come comportarsi, decidono quindi di fare questo trapianto in extremis che è durato 17 ore di intervento e insomma ci sono state diverse complicazioni. Diciamo che la mia vita da adolescente è terminata il 27 ottobre del 99. Ora sono 11 anni che mi occupo di prevenzione giovanile nell'ambito delle sostanze stupefacenti, perché noi continuiamo a parlare, no? Di droghe, infatti, droghe. È la prima domanda che volevo fare. Perché? Perché lo fa? No, allora, io sicuramente ho voluto dare un senso al perché io ce l'avessi fatta e tanti altri ragazzi no. Io ho incontrato veramente tantissimi genitori che hanno perso i ragazzi per droga e ovviamente ero sommersa dai sensi di colpa, perché quando ti rendi conto di essere stata l'artefice della tua rovina, poi riuscire a perdonarsi diventa difficile. Io sono e sarò una paziente per il resto della mia vita, e questo è un dato di fatto. Io ogni mese devo fare gli esami del sangue, ogni 6 mesi devo fare un check-up completo, e non è facile. Però quello che volevo dire io è che la cosa più importante è che finché non ci si rende conto che tutti sanno che la droga fa male, ma sono veramente pochi i ragazzi che sanno che anche solo mezza pastiglia può ucciderti, cioè una singola assunzione. Si parla sempre del problema droga quando diventa dipendenza, ma il problema droga può esserlo anche in una singola occasione. E i ragazzi questo lo devono capire, perché la frase smetto quando voglio, la frase che dicono tutti i ragazzi quando iniziano,
È ovvio che poi non si smette quando si vuole. Ma è questo quello che lei racconta ai ragazzi quando li incontra? Assolutamente sì. Io penso che il proibizionismo non serva assolutamente a nulla. Io cerco di raccontare la mia storia, mi dono completamente e cerco di raccontare loro quello che ho vissuto e chiedo se nel momento in cui si dovessero trovare di fronte a un amico, perché spesso volentieri un amico che gli propone di provare una determinata sostanza, di ricordarsi di me, di quella mattinata e di chiedersi prima di fare una determinata scelta se sarebbero in grado di superare 17 ore di intervento, altre 5 nel caso in cui le cose non vadano bene, l'accettazione di vivere grazie alla morte di un'altra persona, perché in fondo è questo. Vivere con i sensi di colpa rispetto ai propri genitori e tutte le cose, poi insomma non sto qua perché abbiamo poco tempo, però tendenzialmente si va avanti, durano all'incirca 2 ore questi ecco, incontri. Che opinione si è fatta dei ragazzi in questi 10 anni di incontri? Mi pare che una delle cose che ho letto è che lei ormai è convinta che il primo Spinello addirittura si fuma a 12 anni, almeno. Anche a 11, veramente. Addirittura. Sì. 12 anni ho coinvolto con il professor Riccardo Gatti del CERT di Milano. C'era questo ragazzo di 12 anni che faceva uso di cannabis, 10 grammi al giorno, e spacciava. Era una situazione particolare, ma questo ragazzo aveva chiesto aiuto, cioè era venuto da me a chiedermi aiuto, la madre non sapeva nulla, il padre nemmeno. E quando ho parlato con il professor Gatti, il problema sorgeva perché? Perché al CERT non ci sono professionisti in fase pediatrica, perché ci vanno tutti quando sono a uno stadio, avanzato. Senta. Per cui era stato un problema, poi per fortuna è stato risolto, è passato un anno e mezzo, questo ragazzo sta bene, è diventato dipendente dallo sport e quindi siamo molto contenti, la famiglia è felicissima, però la prima cosa che ha detto la famiglia quando è venuta a sapere questa cosa è stata: aiutateci, perché noi non sappiamo come comportarci. Quanto gioca l'effetto emulazione fra questi ragazzini? È fondamentale. Io dico sempre che devi lavorare con i ragazzi sull'autostima, la fiducia in se stessi. Sono 2 perni fondamentali per una crescita sana ed equilibrata dell'adolescente stesso. Se tu vai a lavorare su questo, se ci pensi, un ragazzo che ha autostima di se stesso è anche un leader, spesso volentieri, non segue il branco. Invece una persona che non crede in se stesso è più facile che segua il gruppo. Ecco allora che magari arriva a fare delle scelte che non avrebbe voluto compiere, ma solo semplicemente per paura di essere marginato dal gruppo. Perché magari se non fuma lo spinello viene buttato fuori dal branco. Sei uno sfigato, la tipica frase, sì certo, assolutamente. Ma i genitori, lei dice che non sono consapevoli del fenomeno nella sua gravità, sì, la massa dei genitori. Diciamo che no? Per i genitori il drogato è sempre figlio degli altri, ma il proprio. Perché nati e cresciuti in un periodo storico in cui la droga per eccellenza era l'eroina, l'eroina anche se purtroppo ad oggi sta tornando, però c'era l'idea del drogato come persona disagiata che viveva in una famiglia disagiata. Ad oggi invece le droghe possono colpire qualsiasi tipologia di famiglia. Mio padre faceva parte di quei genitori che pensano che il drogato sia sempre figlio degli altri. Ma non per cattiveria, ma perché è nato e cresciuto in una cosiddetta famiglia normale, dove non mi è mancato l'amore, la cultura, l'affetto, e nonostante questo, la droga ha colpito ugualmente. Quando ci si rende conto che la droga può colpire chiunque, allora stiamo già facendo un passo avanti. Quando i genitori mi dicono, ma non aveva la faccia da drogato, ma mi spiegate qual è la faccia da drogato? Perché? Perché abbiamo in mente l'eroinomane. La persona che obiettivamente si vedeva, no? Che faceva uso di una determinata sostanza. Ma ad oggi un ragazzo che fa uso di, per esempio, ecstasy, di ketamina, la fa una volta nel weekend e poi conduce il resto della settimana normalmente. Ecco, io vorrei chiedere, voi sapete cos'è la ketamina? Ecco, la ketamina, spiegalo Giorgia. È un anestetico per cavalli. Un anestetico per cavalli. Viene utilizzato tantissimo dai ragazzi. Spesso volentieri in concomitanza con l'ecstasy, con la cocaina, con le smart drugs. Prima parlavi di droghe che vengono acquistate online. Sì. Ecco, le smart drugs nascono nel 2007. Sì. E pensate che ogni anno sono più di 100 le droghe nuove sul mercato di droghe sintetiche. Questo per ovviare alle maglie della polizia, no? Per fare in modo di non essere beccati dalla polizia. E quindi c'è un po' il cane che si morde la coda, diciamo. Grazie Giorgia, ma non finisce qui il nostro discorso, ovviamente. Grazie. Lo andiamo a proseguire insieme agli altri ospiti. Prego.
Don Mazzi e Vittorino Andreoli e ovviamente anche Gabriele Toccafondi, siete convinti che questo tipo di incontri con i ragazzi portino a qualche cosa? Siate sinceri, anche se sta qua Giorgia, quindi, e lei sono 10 anni che lo fa. La vostra esperienza, Don Mazzi? Don Mazzi mi conosce bene. Giorgia la conosco bene, quindi diciamo... Siamo nei momenti più momento più drammatico della vita, ci siamo incontrati e abbiamo lavorato insieme. Io credo che sia importante la presenza, che la scuola si apra a testimoni credibili. Scriviamo meno sui giornali e cerchiamo di creare fatti positivi che siano positivi anche perché i testimoni che arrivano lì a parlare sono testimoni, non sono insegnanti, non sono professionisti che sono pagati per fare questo mestiere, ma sono persone che hanno grande esperienza, grande passione, grande convinzione che nessuno sia irrecuperabile, Ecco, Vittorino Andreoli, lei dice che la droga ormai si manifesta in tanti modi diversi, in continuazione, che crea molti problemi ci sono molti problemi irrisolti, ma che in realtà non sono irrisolvibili. Certo. Quindi un segnale di speranza lo dà. Oh, certo, ma credo che con l'esperienza bisogna fare qualche distinzione. Perché assumere la droga per una persona, per un ragazzo che sia nella prima adolescenza, vuol dire dalla pubertà ai 13-14 anni, ha motivazioni in generale che sono diverse, per esempio per tutte le statistiche che si riferiscono dai 15 ai 19. Poi c'è ancora i cosiddetti giovani adulti che dovrebbero... E lì le motivazioni sono ancora diverse. Allora, se noi andiamo nella scuola media, e parliamo esattamente come ai primi anni della scuola superiore, abbiamo dimostrato che a quei ragazzi che non capiamo niente. Le faccio un esempio. Ecco, nella prima adolescenza domina il gruppo dei pari età e quindi il problema principale è il gruppo ed è la imitazione. È quello che ci diceva anche Giorgia. Sì, nel secondo gruppo, però, no, lei lo sa, Giorgia, nel secondo, quando c'è la seconda adolescenza, lì il problema non è più del gruppo, ma è del singolo che vuole in qualche modo piacere, stare nel gruppo ma tirarsi fuori per andare con lei nel gruppo. E qui il problema è la insicurezza. Il problema è la paura di non farcela, di farsi vedere un po' eroe, che insomma lui è diverso dagli altri. E la terza fase, per esempio, è molto più sociale, si sentono incapaci di inserirsi nella società. L'università non la fanno, lavoro non c'è, c'è tutto il precariato, eccetera. Allora, come vede, bisogna anche scandire il messaggio, perché... Non ci sono, gli adolescenti sono un mondo. Allora, questo è il problema. In tutti questi, quindi, c'è sì un disagio, chiamiamolo sofferenza, perché stanno male, perché si buttano via. La ragazza che usa il proprio corpo per poi comprare un pezzo, vuol dire che sta soffrendo fino al punto da considerarsi di valere quanto vale una dose di hashish o di ecstasy, eccetera. Quindi bisogna capire questa sofferenza. Don Mazzi la chiama disagio, ma è sofferenza, anche se lo fanno, si buttano via. Qui il problema sociale è che ci sono adolescenti che si buttano via, ed educare, qui c'è un personaggio dell'educazione, educare vuol dire insegnare a vivere, non sapere le campagne napoleoniche. Bisogna dire come si fa ad affrontare i problemi affettivi, non sanno stare... Lei pensi che se due adolescenti di 15 anni, seconda adolescenza, lui sta con lei... Ma però lei l'ha saputo che va con un altro, allora dicono basta, non se lo dicono in faccia,
perché non sanno affrontare direttamente. Allora quella va di là, si salutano, e lui con l'SMS dice: non ti voglio vedere più. E lei dice con SMS: ah, ero stufa anch'io. Non so se questo cosa vuol dire, che non sono in grado di affrontare i legami. Ecco, allora questo mondo certo è complicato, ma non poi tanto. L'importante è che ci siano delle persone che conoscono, ognuno la propria parte, gli educatori come fare, perché per le esperienze fatte nel caso, e gli altri che devono spiegare qual è il tipo di sofferenza. È possibile certamente aiutarli e diminuire il problema. Giorgia, e poi invitiamo il prossimo ospite, perché ci devi illustrare un po', quelle che sono le nuove frontiere della droga. In parte sono emerse, ma vorrei sentirle da dire da chi ne sa qualcosa di più. Prego, Giorgia. Io, in merito a quello che diceva il professore, 2 anni fa avevo proposto una materia in più scolastica, che era educare alla vita, dove si lavorava sulle life skill, cioè sulle competenze personali di ognuno di noi, andando a lavorare sul singolo individuo, ma già in età della scuola dell'infanzia. Okay? Lì, lavorando su questo e attraverso e grazie l'informazione, allora si potevano ottenere risultati, e questo lo sappiamo perché lo stanno facendo in America ormai da anni. Io poi avevo aggiunto diverse cose, perché avendo studiato diversi pedagogisti avevo messo in mezzo Don Bosco, avevo messo in mezzo un po' di cose, però era bello perché si lavorava sulle droghe, sul bullismo, sulla violenza delle donne, insomma su tutti quei fattori fondamentali per insegnare a vivere i ragazzi stessi. Vabbè, rilanciamo al sottosegretario questa proposta, perché no? Ora, noi bisogna nella scuola anche sapere le battaglie napoleoniche, quindi come dire la storia, se no diciamo i miei insegnanti poi si arrabbiano. Però rispetto alle centinaia di emergenze educative, dei bombardamenti che riguardano i nostri ragazzi, quindi abbiamo avuto uno spaccato, la scuola non si tira mai indietro. Però ribadisco su un punto, noi non ci tiriamo mai indietro, ma da soli, e senza la famiglia e senza i genitori, la scuola non può far niente. Certo. Questo è l'aspetto, penso, fondamentale, perché la scuola c'è. Con che tipologia di intervento? L'abbiamo visti, con centinaia di tipologie di interventi. Certo è che se vado io, o un funzionario, o un magistrato, o un poliziotto, non ha la stessa efficacia del racconto diretto. Certo. Perché l'ho provato in maniera diretta. Nella stessa scuola sono andato io e un magistrato, è stato un putiferio. C'è stata l'esperienza diretta, non volavo una mosca. E anche come tipologia di domande, io sono visto come il nemico, lo Stato. Colui che mi obbliga. L'esperienza diretta è un ragazzo che racconta cosa ha combinato quella pasticca o quella canna. Vediamo un po' dalla cronaca sempre del Corriere della Sera come è andata una volta quella che doveva essere un'innocente fumata di uno spinello tra amici, giovani amici, che età avevano più o meno questi ragazzi? Avevano 15 anni, doveva essere una serata tranquilla da trascorrere al centro commerciale, una piadina e poi al cinema in un piccolo gruppo di amici e poi farsi appunto uno spinello, ma quel singolo spinello ha portato a un danno incredibile ad una di queste ragazze, che si è sentita male, ha iniziato a barcollare, le girava fortissimo la testa e pensate, è volata giù da una balaustra di questo centro commerciale, ha fatto un volo di 6 metri ed è stata ritrovata dalla polizia praticamente con le funzioni vitali ridotte al minimo, coperta di sangue. Per fortuna questa ragazza adesso sta bene, è riuscita a riprendersi, però veramente ha rischiato davvero tantissimo. Ecco. Era una ragazza assolutamente normale, allora, la serata era una serata normale. Vogliamo chiederci che cosa c'è dentro questi spinelli. Io per quello ho voluto invitare un tossicologo grande esperto, molto stimato, tra l'altro è il direttore dell'unità operativa complessa patologie da dipendenza della ASL RM2, Claudio Leonardi. Avanti il nostro prossimo ospite. Grazie. Grazie a lei. Io partirei da quella domanda, perché quella forse che è meno nota al grande pubblico, no? Dicevamo prima, non si trova più né l'hashish né la marijuana allo stato puro sul mercato, è così? Sì, è assolutamente così, perché è una modalità da parte di coloro i quali
allestiscono il mercato delle sostanze stupefacenti per fidelizzare i propri clienti, nel senso che in una scaletta, diciamo così, di livelli di dipendenza che queste sostanze possono determinare, sicuramente all'ultimo posto c'è l'hashish in quanto tale. Ma se io all'interno di un pezzetto di fumo, come si suol dire nello slang degli adolescenti, ci metto dentro anche un po' di eroina, questo dà sicuramente dei risultati nell'immediato che sono completamente differenti e più profondi e più viscerali rispetto a quelli che possono dare l'hashish, ma contestualmente danno dei livelli di dipendenza notevolmente più alti, che in questa maniera aprono la strada, fanno da ponte verso l'uso continuativo di sostanze ancora più importanti e ancora più devastanti da un punto di vista sia biologico che psichico. Il fatto è che è difficile poi l'intervento, no, nell'emergenza, perché spesso non si sa che cosa c'hanno dentro questi ragazzi, no? Beh sì, perché purtroppo non è soltanto quello che hanno dentro, ma perché normalmente adesso non si usa più una sola sostanza. L'adolescente che deve iniziare il proprio weekend, la propria serata in una comunità, indipendentemente da quella che sia, cioè all'interno di una discoteca, di uno stadio, di un concerto, si prepara bevendo una certa quantità di alcolici in grande quantità per entrare all'interno di questa comunità. All'interno di questa comunità, con i soldi che ha in tasca, che i genitori gli mettono a disposizione, certamente non consuma alcolici all'interno di queste strutture, ma con quei soldi compra la pasticca di ecstasy o di chetamina o di metanfetamina o di qualsiasi altro psicostimolante che noi possiamo ritrovare. Consideri che ogni mezz'ora ne esce fuori uno nuovo, e quindi capite bene che poi, nel momento in cui noi ci troviamo di fronte a un paziente all'interno del pronto soccorso, può diventare difficile capire quanti e quali sostanze ha introdotte in quale sequenza, perché questo poi determina ovviamente dei quadri clinici completamente differenti e spesso altrettanto difficili da trattare come quello che abbiamo sentito precedentemente. Ecco, tra l'altro l'eroina costa molto di meno rispetto a prima, come mai? Che è successo? Ma innanzitutto perché la concentrazione delle dosi che vengono utilizzate è molto più bassa rispetto a quella che era prima, perché è un modo per incrementare il mercato, come dicevo precedentemente. E quindi adesso, se con 2 euro posso comprare dell'hashish, con 5 euro, 10 euro posso comprare una dose in cui all'interno di questa c'è una certa quantità in percentuale, 4-5%, di eroina. Questo serve per iniziare. Ecco, e sul web ho letto, da questa ricerca a cui facevo accenno prima, della Rand Europe, si trovano soprattutto queste nuove sostanze psicoattive. Sì. Beh, sono sostanze che danno sicuramente una grossa carica, che vengono utilizzate soprattutto dagli adolescenti per vincere i livelli di inibizione che loro hanno, perché associati con l'alcol li rende ancora più magnifici rispetto soprattutto noi maschietti al genere femminile, e contestualmente però sono quelle che determinano delle lesioni ancora più gravi e soprattutto più permanenti, sia a livello cerebrale, quindi da un punto di vista biologico, che da un punto di vista psichico, per cui è più facile finire in un pronto soccorso con una crisi psicotica determinata dalla stimolazione data da queste sostanze. Ecco, quanti ragazzi di questa età, più o meno accompagnati dai genitori, si rivolgono a voi, alla struttura pubblica, ai CERT, per capirci? In questi ultimi anni sempre di più, questo perché grazie a Dio l'informazione non fa più rendere stigmatizzante il fatto di presentarsi all'interno di un servizio per le dipendenze e affrontare queste problematiche, perché noi abbiamo imparato che dobbiamo parlare con i genitori, abbiamo imparato a preparare i genitori ad affrontare all'interno del nucleo familiare questa problematica. E soprattutto iniziamo ancora di più rispetto agli anni precedenti a dialogare con quelli che sono gli attori paralleli a noi, ovvero le comunità terapeutiche, dove un processo di terapia e di guarigione che noi iniziamo all'interno dei nostri servizi è giusto, è benefico che continui all'interno di una comunità terapeutica dove si sviluppa un recupero di tipo psicopedagogico che non sempre è fattibile all'interno delle strutture pubbliche. È perfettamente inutile lavorare in maniera separata, ma piuttosto in maniera parallela, e convergere entrambi verso uno stesso obiettivo. Grazie della sua testimonianza. Prego. Vogliamo raggiungere i nostri ospiti, anche perché lei ha lanciato un tema che, diciamoci la verità, io mi sono occupato
di droga oltre 30 anni fa in una trasmissione che si chiamava Droga a che fare. Allora non c'era questa collaborazione tra settore pubblico e settore delle comunità. È un dato nuovo che mi fa piacere che ci sia. È così, Don Mazzi, o sbaglio? No, va bene, va bene. Io però in questo periodo sono soprattutto particolarmente attento alla prima fase di cui parlava Vittorino Andreoli, 10-14 anni, che non vanno assolutamente ai CERT, vengono da noi e ci troviamo completamente disarmati. E io vi devo dire che nonostante 30 anni di esperienza, mi vergogno di dire che devo riflettere, ripensare con i miei educatori che cosa fare, come incontrarli, come parlare. Ci vuole anche un vocabolario, ci vuole anche un vocabolario adatto e una sensibilità particolare, perché io insisto sui 10-14 anni. Anch'io. Prego, Giorgia. Anch'io condivido pienamente quello che ha detto Don Mazzi. Ecco, i ragazzi hanno veramente dei seri problemi a 11-12-13 anni. Cioè, ci sono dei casi di ragazzi che per emulare i compagni più grandi a 11 anni sniffano l'occhi in classe, perché vogliono emulare i compagni più grandi che ovviamente utilizzano cocaina. E parliamo anche di altre sostanze. Una settimana fa una ragazza di 14 anni ha preso una pastiglia di ecstasy a scuola e si è sentita male e l'hanno portata immediatamente in ospedale perché è collassata a scuola. Ma io probabilmente aggiungerei un altro elemento fondamentale rispetto ai discorsi che sono stati fatti fino adesso. Sicuramente l'utilizzo delle sostanze stupefacenti sono un elemento di sofferenza, sono una conseguenza di un disagio psichico, ma dobbiamo considerare forse una cosa ancora più semplice, che sono la conseguenza della intenzione, della voglia che hanno gli adolescenti di sperimentare, che fa parte dell'evoluzione biologica e psichica di quell'età, e quindi la ricerca dello sconosciuto, la conoscenza dello sconosciuto li porta ad avvicinarsi, anche per ragioni di emulazione, di accettazione del gruppo, a queste sostanze. E quindi, dovendo anche lanciare un primo messaggio che non costringa i genitori a portare i loro figli all'interno dei nostri servizi o all'interno delle comunità terapeutiche, ma che in qualche modo possa prevenire questa situazione, è quella: impariamo, utilizzando i loro modi di comunicare, le loro modalità di comunicazione, a parlare con loro, perché se noi non comunichiamo non siamo neanche in grado di poterli aiutare ad affrontare differentemente le problematiche che loro tentano di risolvere attraverso la sperimentazione e l'uso delle sostanze stupefacenti. Ecco, noi avevamo cominciato la nostra trasmissione con una signora, Luciana Axella, che nella nostra anteprima, che raccontava la sua difficoltà a convincere il figlio ad andare in una comunità, una lotta che è durata quasi 5 anni. Noi vogliamo sentirla di nuovo, ascoltare anche come ce l'ha fatta poi alla fine. Quindi ecco il nostro prossimo ospite, Luciana Axella, che già conosciamo, ma... Grazie signora, io dico grazie, bentornata, ma per coloro che non lo sanno, ricordiamo che lei, quando suo figlio aveva 15 anni, ha scoperto che insomma, c'era qualcosa... Faceva uso di sostanze, certo. Appunto. E quanto è durata questa lotta a coltello, questo braccio di ferro? Anni, perché prima di tutto mi sono dovuta convincere io che mio figlio stava facendo qualcosa di sbagliato, che era proprio vero che si faceva, che non erano... mattane dell'età, non era la lotta dell'adolescenza contro la famiglia, usava sostanze. E poi ho dovuto faticare molto, abbiamo dovuto faticare molto io e mio marito per trovare qualcuno che ci aiutasse. Ci siamo rivolti a tante istituzioni, a personaggi, a psicologi privati, siamo stati dall'assistente sociale, ma non trovavamo una soluzione. Eravamo arrivati al punto di volerlo togliere da casa, di lasciarlo fuori, di non sapevamo più come fare, come trattarlo. Io avevo paura di stare in casa da sola con lui. Per cui abbiamo girato finché un giorno ho incontrato la mia maestra delle elementari, che aveva fatto le lezioni a mio figlio,
e mi ha detto vai da in una comunità, e la prima cosa, il primo nome che mi è venuto in mente è stato San Patrignano. Ho telefonato e mi hanno detto che loro agiscono sul territorio tramite delle associazioni, per cui mi sono rivolta a quella della mia zona. E lì ho trovato delle persone che mi hanno trattato molto duramente, molto duramente. Io sono uscita un paio di volte piangendo, ma che mi hanno spiegato che io non avevo colpa se mio figlio aveva scelto questa strada, però io l'avevo aiutato. Mi hanno insegnato a essere genitore in un modo diverso, a non proteggere mio figlio, a fargli capire che i suoi errori erano suoi e a trattarlo in un modo diverso. Per cui abbiamo cominciato ad adottare delle tecniche che loro ci consigliavano e abbiamo visto che Nicola faceva quello che doveva fare. Per cui abbiamo cominciato a lasciarlo libero, perché la prima cosa era quella di vietare qualcosa, di impedirgli di uscire. Invece lasciarlo libero e dire se tu vuoi stare qui, stai alle nostre regole. Se tu te ne vuoi andare, sei libero di fare qualsiasi cosa, libero di andartene, però qui si fa così. E il fatto di non chiuderlo e di permettergli di avere una via di fuga è stato quello che ci ha salvato. Nel senso che lui è uscito, ha sperimentato la vita fuori, fino a che è tornato a casa e ha detto soltanto voi mi potete aiutare. Perciò questo è stato il grosso cambiamento per noi. E poi pian pianino abbiamo adottato dei metodi di comportamento diversi. Per cui facendogli fare delle cose, facendolo lavorare per la famiglia, che sono cose banali che noi facciamo tutti i giorni ma che non facciamo mai fare ai nostri figli: la colazione, lavare i panni, stirare. E pian pianino siamo riusciti a portarlo all'ingresso alla comunità, io la chiamo una comunità di vita, che è San Patrignano. Quanto c'è rimasto lì? È rimasto 3 anni e 3 mesi. Adesso posso chiederle dove sta e cosa fa? Certo, Nico lavora in Germania, lui si è diplomato a San Patrignano, si è diplomato all'istituto alberghiero e lavora nel settore della ristorazione in Germania, vicino a Monaco di Baviera. E posso chiedere anche perché ha deciso di raccontare questa sua esperienza, che certamente è stata durissima? Allora, io racconto la mia storia tutte le settimane, perché sono diventata una volontaria di questa associazione. Sono anche la presidente di questa associazione di Bergamo in questo momento. E penso che sia utile raccontare la propria esperienza, non vergognarsi. Io vivo in una piccola città, sono di Bergamo, una città provinciale. Molte persone non mi hanno salutato per un parecchio tempo quando hanno saputo che mio figlio si drogava. Ho trovato delle famiglie che si chiudevano in casa, che non parlavano più con nessuno. Per cui penso che sia importantissimo parlarne, farsi aiutare, dire a tutti quello che sta succedendo, perché è l'unica cosa che ci può aiutare come genitori. Poi per i ragazzi naturalmente ci sono tante cose da fare, ma noi genitori dobbiamo farci aiutare e aiutarci l'un l'altro, perché solo così si può fare qualcosa. È questa la strada scelta dalle comunità e noi vorremmo concludere questa testimonianza, di cui ringraziamo la signora, andando in una di queste comunità, andando a vedere, la comunità è quella Emmanuel di Lecce, dove Rosario Sardella è andato, soprattutto per cercare di farci capire come avviene questo cammino di resurrezione dei ragazzi. Sì. Prego. Ho riscoperto molte cose qui, il verde, la natura, la gente buona che dà consigli, aiuta, cose che fuori non sentivo nessuno, sentivo solo me, ragionamenti miei da ragazzo, volevo farmi più bello, più grande, queste cose non mi hanno portato a niente. Quando poi ho scoperto la dipendenza, ho deciso di entrare in comunità perché non ce la facevo più. La vita di 20 anni doveva essere più bella, invece sono Michele, sono qui da 85 giorni, problemi di eroina e vi do il mio benvenuto. Buon pomeriggio a tutti,
Inizia il nostro momento di gruppo. Chi è oggi di parola d'assoluto per aprire il nostro momento? Lorenzo. Prego, Lorenzo. Parola d'assoluto. Tutti noi in qualsiasi momento abbiamo la possibilità di sapere. Dobbiamo solo imparare ad ascoltare. Buona ricerca. Buona ricerca. Nella prima mattinata il gruppo terapeutico si riunisce per leggere un testo. All'interno di questo momento loro scelgono una frase da cui estrapolano un valore che decidono di portare avanti nell'arco della giornata. Noi riteniamo che nell'esperienza di tossicodipendenza, cioè quando una persona inizia ad utilizzare la sostanza, tendenzialmente tende a creare una barriera tra sé, il proprio mondo interiore e tutto ciò che è fuori. Pertanto hanno necessità di riscoprire i valori essenziali della vita, quelli che gli permettono poi di entrare nuovamente in contatto con il mondo sociale, con le relazioni. Siamo accorti che era importante organizzare quelli che sono centri crisi, centri per la disintossicazione. Sono dei centri che sono di prima accoglienza, dove la persona arriva con problemi di astinenza, con problemi di assunzione di farmaci abusati. Tanti che arrivano in comunità sono anche giovani, giovani magari che hanno iniziato qualche anno prima pensando di poter utilizzare la pasticca periodicamente, soltanto solitamente la sera, e di calare qualche compressa, sempre accompagnata da un grande abuso di alcol e cannabis, ma poi arriva anche l'eroina e arriva anche la cocaina, e allora sono qui quando hanno iniziato a 13-14 anni e arrivano da noi a 17-20 anni. Tra la terza media e il primo superiore ho iniziato con gli spinelli, quindi marijuana, fumo. Ho continuato per un bel po' di anni, poi man mano il sabato sera uscendo, andando a ballare, ho iniziato a usare le altre sostanze, insomma cocaina, ecstasy, ho anche abusato di eroina, ho fatto un anno e mezzo solo fumata e pippata e poi ho iniziato a farmi, e da quel momento lì poi ho cercato di uccidermi. È cambiato il fenomeno di dipendenza. Io ho iniziato nel 1983 e quello che vedevamo in quegli anni è diverso da quello che riscontriamo adesso. Quindi non più eroina iniettata e quindi problematiche anche infettive legate a questa modalità di assunzione, pensiamo all'AIDS, l'epatiti. Adesso invece le persone assumono queste sostanze, anche magari la stessa eroina, ma fumata, non più iniettata. Mi sono ritrovato a lasciare scuola, lasciare lavoro, a distruggere il rapporto con mia madre, con mio padre, con tutti i miei familiari. Sapevo così della canna, sapevo, però non oltre. E invece quel giorno ho scoperto tutto questo. E da lì abbiamo iniziato il percorso che stiamo facendo e dovremo fare ancora comunque, non è finita qui, dobbiamo andare avanti, lui per se stesso e io per aiutare lui e me stessa pure. Noi spesso diciamo che alla stampella farmacologica si deve sostituire un accompagnamento di tipo pedagogico, educativo, affettivo, relazionale. Sto cercando di riprendermi il diploma, mi mancavano gli ultimi 2 anni per poi proseguire gli studi. È da 15 mesi che non uso più sostanze di nessun genere, che almeno fanno del male. Adesso sono dipendente dallo studio, dipendente dalla musica perché sono anche un musicista, dipendente dalla relazione con mia madre perché è stupenda. Don Mazzi,
Abbiamo tempo per un'ultima domanda, ma una domanda che parte da un interrogativo. Queste comunità, come la comunità Emmanuel, no, di Lecce, che abbiamo appena seguito, una delle più antiche, una delle più, posso dire, brave nel recupero dei tossicodipendenti, da 35 anni lo fa. Ecco, queste comunità, e anche la sua, lei ha detto in una conferenza stampa una settimana fa che non ce la fate più, vi mancano i soldi, non vi danno i soldi per andare avanti. È così? Sì, è così, e purtroppo devo dirvi che, per esempio, la regione Lombardia è la regione che paga meno della regione Calabria le diarie quotidiane, quindi manchiamo di soldi. Ad ogni modo, io saluto Emmanuel, e questa è una tipologia delle classiche comunità che per molto tempo hanno funzionato. Adesso dobbiamo inventare qualche cosa per la nuova, per questo arrivo devastante dei nostri bambini. Io li chiamo bambini, forse loro no, si vergogneranno a dire bambini, ma pensare ad avere a che fare con un ragazzo, una ragazza di 12 anni, veramente ti distrugge. E quindi ben vengano, continuiamo ancora queste comunità, perché ne abbiamo tremendamente bisogno, ma bisogna che inventiamo qualcosa di diverso per i più giovani, che arriviamo prima, dobbiamo arrivare assolutamente prima. È chiaro il messaggio. E io vorrei chiedere anche a Gabriele Toccafondi se, al di là delle esperienze che abbiamo sentito un po' isolate, una scuola di qua, una scuola di là, c'è un piano nazionale di prevenzione allo studio da parte del Ministero della Pubblica Istruzione su questo problema? Beh sì, c'è, ed è fatto insieme al Ministero della Sanità, quindi due ministeri così differenti ma che dialogano per un piano nazionale di contrasto alle sostanze. Ma è la prima volta che viene fuori questa notizia? Ed è la prima volta, e sarà finanziato anche con risorse del Ministero dell'Istruzione per progetti che verranno presentati dalle scuole. Chiediamo alle scuole solo di fare una cosa: di progettare queste azioni insieme a soggetti del territorio, perché come abbiamo visto da sola la scuola non può molto se non la buona volontà. Quindi è una novità, ci siamo resi conto del problema, dei numeri, e l'affrontiamo. Beh, buon lavoro, e accelerate i tempi. Grazie. C'è una, ci sono tante domande che sono arrivate, no Eugenia? Però ce n'è una in particolare che vorrei chiedere di portare come domanda a Claudio Leonardi e a Vittorino Andreoli, per chiudere. Sì, ce la fa un papà preoccupato, ci chiede come faccio a rendermi conto se mio figlio fa uso di sostanze, se si sta drogando, e se mi rendo conto che è così, che qual è la prima cosa che devo fare? Mica è facile dare una risposta. No, non è semplice, ma mi viene di pensare di ribadire il discorso che facevo precedentemente. Noi non dobbiamo indagare sui nostri figli, noi dobbiamo parlare con i nostri figli, perché abbiamo un livello di maturità tale, noi genitori, attraverso il quale noi possiamo capire se c'è un disagio, se c'è una sofferenza, e quindi pensare che ci possa essere il rischio che questa possa essere tentata di essere risolta attraverso l'uso di sostanze. Questa è la prima cosa che dobbiamo fare. E l'altra cosa che possiamo fare è quella di rivolgerci ai servizi pubblici e farsi dare delle indicazioni. I servizi pubblici hanno la stessa valenza delle comunità terapeutiche nell'affrontare questo problema, e insieme a loro possono fare sicuramente molto di più di quello che stiamo facendo fino ad oggi. Come la signora Rusciana poi alla fine è riuscita a fare. Vittorino Andreoli, l'ultima parola, breve. Prima cosa vorrei consigliare a questo padre di voler bene ai propri figli, ma di chiederselo, perché diamo per scontato di voler bene. Ma lei quanto ci sta insieme? Si proponga da domani almeno un'ora al giorno di stare con lui, ascoltarlo, telefonando, dicendo: ma stai a casa che sto arrivando, ma che cosa hai da dirmi papà? Niente, ho bisogno di stare con te. Per fare che cosa? Ascoltarlo, parlare e cercare di capire quali sono i desideri, che cosa vuoi fare, a che cosa pensi, chi sono i tuoi compagni. Cioè essere interessato al mondo, non indagando, ma quasi perché quel padre vorrebbe essere insieme al figlio. E poi, dall'ultima cosa, una parola, lo so, non si dovrebbe usare, soprattutto per la scienza: l'amore. Noi, questi nostri figli, sono abbandonati. Noi parliamo, diciamo, i padri assenti, perché è più fine. In realtà vuol dire figli abbandonati. E allora facciamo in modo che i padri
possano stare volentieri insieme, volendo bene. Quando un padre mi telefona e mi dice non so cosa fare con quello, la domanda dico: scusi, lei vuole bene al suo figlio? Quante volte ha telefonato? Tra le 100 telefonate ne ha fatta una per salutarlo? Lo faccia da domani mattina. Spero che questo signore accetti questi miei consigli. Io vorrei continuare, purtroppo non posso, però spero di essere riuscito con i nostri ospiti a portare un pezzetto in più di riflessione su questo tema. Vi ringrazio tutti e do appuntamento dopo la pubblicità al nostro super ospite del Faccia a Faccia, un uomo, un atleta che non ha paura di raggiungere con gli sci una velocità, pensate, di 150 km all'ora. A tra poco. Senza benzina. Bene, bentornati ad Avanti il Prossimo per il nostro consueto appuntamento con il Faccia a Faccia. Un Faccia a Faccia che abbiamo dedicato ad un atleta. Forse qualcuno di voi si chiederà: ma perché uno sciatore ospite di Avanti il Prossimo? Ebbene, noi abbiamo voluto cercare di capire da questo sciatore, che è l'italiano che ha vinto più medaglie in discesa libera nella Coppa del Mondo ed è nella storia italiana l'atleta su questa specialità più importante che abbiamo avuto, che cosa si prova, qual è l'ebbrezza che si prova a scendere a quelle velocità, ma non ha paura. È Christian Ghedin. Vediamo come ha risposto, perché questa intervista Ghedina si è sciolto e ha risposto come non ha mai fatto in nessun'altra intervista. Ascoltiamolo. Allora, questa sera abbiamo come ospite del Faccia a Faccia finale di Avanti il Prossimo un personaggio eccezionale, un atleta, uno sciatore, lo sciatore italiano che ha vinto più discese libere in Coppa del Mondo, Christian Ghedina. Benvenuto e grazie. Grazie, buonasera. Ormai sono circa una decina d'anni che hai smesso, no? Esattamente, sì, sono 11 anni. Nel 2006 ho fatto il mio ultimo anno in Coppa del Mondo. Ecco, però, quanti anni hai adesso? Adesso ne ho 48, ne compio a novembre. Ecco sì, però mi pare che il fisico è rimasto fermo a 20 anni fa. No, il fisico è rimasto fermo, no. E la testa pure? La testa è sempre giovane, è sempre quella di 15 anni quando ero agli inizi, però il fisico è invecchiato, anche se, diciamo, sto bene, non sono ingrassato di tanto. Vedo. Complimenti e tanta invidia. Ma non so, solo lo sciatore italiano che ha vinto più gare di discesa libera in Coppa del Mondo, ma anche lo sciatore italiano che ha anche un altro record, quello del maggior numero di gare fatte, 160? 167, sì, 167 gare in Coppa del Mondo di discesa libera sono quello in che ne ha fatte. Tutto l'arco della tua carriera sportiva? Della mia carriera, sì, sì. La Coppa del Mondo quest'anno proprio compie 50 anni e da quando c'è questa formula sono quello che ha fatto più discese libere in assoluto. E nessun atleta, anche straniero, ancora ha battuto questo record? No, nessuno, e quindi questo è anche sinonimo di longevità, di costanza e di... La longevità come quella delle Dolomiti in cui vivi. Esattamente, esattamente, perché anche sono eterne, magari ogni tanto si sgreta qualche pezzo, ma però... Ecco, ma che rapporto hai con queste montagne? Perché non ti sei... Sì, hai fatto il giro del mondo per le gare, ma poi alla fine sei tornato sempre lì. Io vivo a Cortina e sono nato e vissuto sempre a Cortina, sono innamorato della mia terra, delle mie montagne, e per me anche poter tornare a casa dopo una gara o dopo un periodo anche di allenamento lungo, di magari una settimana, 15 giorni, un mese o anche solo un giorno, tornare a casa per ricaricare le batterie, dormire solo nel letto di casa, respirare l'aria di montagna, vedere, alzare, aprire il balcone, guardare le mie montagne, i miei boschi, la mia terra mi ricarica e posso ripartire per altre nuove avventure, per altri mesi. E come hai appreso la notizia? Che reazione hai avuto quando hai letto, hai saputo che l'UNESCO aveva definito le Dolomiti, le tue Dolomiti, patrimonio dell'umanità? Beh, mi ha fatto molto piacere, perché poi è un gran riconoscimento questo, perché le nostre montagne, le nostre Dolomiti sono veramente qualcosa di eccezionale. Io ho girato un po' in tutte le località invernali e località invernali alla fine non hanno il fascino. Scio sulle montagne, sostanzialmente lo sci è uno sport che si fa in montagna, e ho visto montagne in tutto il mondo, sì, non proprio dappertutto, sono andato in Nuova Zelanda, in Cile, in Sud America, Argentina, Giappone, però le nostre Dolomiti sono qualcosa di unico. Uniche, sì, sì. Senti, in una gara di discesa libera, appunto, di cui stiamo parlando, che velocità si arriva? A quale velocità riesce ad arrivare? In discesa libera la velocità più alta che è stata fatta in gara si è fatto a Wengen un po' di anni fa, 5-6 anni fa, hanno fatto 160 km all'ora in gara.
la velocità rilevata. Io la velocità più alta che ho fatto sempre a Wengen l'avevo fatto non so in che anno, nel 2004 forse, avevo fatto 156 all'ora. Una volta, per dare l'idea a chi non l'ha mai fatta una discesa libera di che cosa si prova quando scendi, ti sei messo una telecamerina sul casco e sei sceso giù dalla pista di Saslong, che è una delle piste più celebri dei mondiali, no? In Val Gardena. Ci puoi ricommentare quelle immagini? Pronti, partenza, via! Ci sono due o tre passaggi lì che sono molto tecnici, difficili, che creano timore agli atleti, che sono in primis le gobbe del cammello, sono tre gobbe consecutive dove la prima si ammortizza e dalla seconda alla terza si salta, è un salto che si affronta a 120 km all'ora. E poi dopo ci sono i chest lat, proprio il posto chest lat a tre quarti di pista, dove ci sono tre curve consecutive molto mosse, e lì sbagliare il tempismo vuol dire rischiare di cadere ed è molto difficile affrontare. Insomma, poi dopo la pista c'è anche tratti di scorrevolezza, tratti dove hai curve un po' più chiuse all'inizio. È una bella pista che io ho avuto la fortuna e il piacere di vincere per quattro volte, una pista che tutt'oggi nessun italiano dopo di me è ancora riuscito a vincere. Come fai a ragionare per passare da una curva all'altra a quella velocità? Ma è abitudine, a forza di farlo, come chi scrive, chi intervista, chi, sono cose che ormai le fai, quindi, tutti i giorni. Quindi, a chi ti considera un matto tu rispondi che non è vero. Perché, no, non è vero, perché insomma devi avere forse una dose di pazzia. Io sono sempre stato un po' spregiudicato, sono sempre stato un amante delle emozioni forti, dell'adrenalina, del rischio, del pericolo, della velocità. Però sempre tutte queste, la velocità, rischio e pericolo sempre controllato, senza mai. Chi è che te l'ha messa nella tua, parli di adrenalina, chi è che ti ha messo in questa adrenalina, no? la passione per la velocità? Ma io penso che questa qua l'ho presa, sì, si dice che, cioè io sono nato, non si dice, io sono nato da mio padre e mia madre, però si dice che si prende un po' da uno, un po' dall'altro. Io questa passione forse l'ho presa da mia madre, i geni della spregiudicatezza, l'amore per il rischio, per le emozioni forti, l'ho presa da mia madre, che era un po' così come me, che poi è mancata quando io avevo 15 anni in un incidente con gli sci. Però in realtà un po' come lei, se ho capito bene, non è che tu ami molto essere guidato, insomma, ti piace essere molto autodidatta. Sì, mi piace un po' i grandi spazi, spazi aperti, spazi liberi, mi piace avere essere libero e non essere troppo, forse anche perché essere troppo oppresso, forse anche perché mio padre in questo era, magari si compensavano mio padre e mia madre era un po' più libera, più aperta, mio padre era molto più inquadrato, tedesco, e con me, io difatti quando ero piccolo avevo sempre il terrore di mio padre, molto severo, molto rigido, e lo soffrivo, quindi conseguenza forse la velocità mi dava fastidio quando magari c'era qualcuno che voleva impormi delle cose, che già in casa c'era il papà che mi imponeva le sue regole, le sue leggi. Ecco, in 167 gare ti è mai capitato qualche incidente? Sono caduto pochissime volte, sono caduto una volta all'arrivo a Wengen, dopo il traguardo, che tra le altre cose avevo vinto la gara, avevo fatto il record. Eri arrivato troppo pista. Velocemente al traguardo. Sì, no, non avevo, è la gara più lunga del mondo, 2 minuti e 30 di discesa libera, la più lunga in assoluto. E siccome avevo speso tutte le energie, ero in competizione con Luca Alfan, che eravamo a pari merito di punti in Coppa del Mondo a metà stagione, sono riuscito a vincere la gara, sono passato in testa, però mi sono spremuto fino all'ultimo, però non ho più avuto forza per fermarmi. L'unico incidente invece l'hai avuto in macchina, altra tua passione. Purtroppo ho avuto questo brutto incidente all'inizio della mia carriera, quando sono emerso nel 91 sulla Milano-Torino, ma io sono quasi sicuro che sia scoppiata una gomma e mi sono capotato a una velocità abbastanza elevata. In coma farmacologico addirittura? In coma farmacologico, perché ero messo abbastanza male, mi ero rotto abbastanza, avevo diverse fratture, una frattura in testa, il naso, lo zigomo, clavicola, scapola, tre costole, i polsi, poi qualche segno rimasto, un po' di segni, un po' di segni, tagliato qua sotto, un'abrasione sul braccio.
No, ero messo male, però il problema grosso era la testa. E proprio. Quando ne sei uscito, i medici ti avevano invitato formalmente a stare fermo per quanto tempo? Sì, ma io chiaramente loro avevano previsto insomma il rientro. All'inizio sembrava quasi che non potessi neanche più tornare a sciare, poi dopo pian piano le cose si mettevano sempre meglio, poi dopo quando mi hanno lasciato a casa mi hanno detto sì, adesso fra 6 mesi ti diamo, poi dopo vieni a fare un controllo e vediamo se possiamo. Quindi almeno 6 mesi dovevi star fermo. Devo star fermo. Dire la verità insomma, invece, com'è andata? No, a dire la verità io non avevo tempo, perché poi dopo i medici mettono le mani molto avanti, quindi io non ho... Hai sì, ricominciato subito appena mi sentivo, io mi piace molto, io sono uno che ascolto molto il mio fisico, sento un po' quelle che sono le mie sensazioni e io dopo un paio di mesi che ero a casa, un paio di mesi e mezzo che si sono rimarginate un po' le ferite, le rotture delle ossa, ho iniziato a star meglio, ho iniziato a riprendere, ho detto qua bisogna lavorare perché bisogna recuperare il tempo perduto, ho iniziato a fare piano piano, andare un po' a camminare, poi un po' in bicicletta, un po' a giocare a tennis, a fare un po' di attività un po' più blande, sì, all'insaputa insomma dei dottori. Adesso come passi il tuo tempo? Da 3 anni abbiamo costituito questa nuova scuola di sci che è una scuola di sci diversa, molte attività, si chiama Mover, dove facciamo non solo sci, ma facciamo attività invernale e estive, un po' di tutti i generi, dalla camminate, dalle biciclette, dal fondo, dal nordic walking, da arrampicate. E ci sono con noi, assieme diciamo a me come un po' testimonial, ci sono anche la Deborah Compagnoni, un'altra nostra testimonial, c'è Pietro Pillercota, che è un fondista olimpionico, e anche Giacomo Crater, un olimpione dello snowboard. Insomma abbiamo questi 4 nomi d'eccellenza più gli altri maestri, accompagnatori, guide alpine insomma. Quindi non ti fermi mai? No, non fermarmi non mi fermo mai, no, anzi sono sempre iperattivo, iperenergico e devo essere sempre un po' più avanti degli altri. E allora tanti auguri. Grazie. Vabbè. Purtroppo l'abbiamo dovuta registrare questa intervista, non l'abbiamo potuto portare qua, Cristian Ghedini. Ma ce la siamo goduta lo stesso. Vabbè. Oh, e per adesso chiudiamo qua la 12ª puntata, però l'appuntamento ve lo diamo subito per mercoledì prossimo, perché di mira chi prenderemo la prossima settimana? Prenderemo di mira i furbetti d'Italia, cominceremo dai furbetti del cartellino, quelli che vanno al lavoro, strisciano, ma poi escono e magari vanno a fare qualcos'altro, ma anche i furbetti nel parcheggio, che parcheggiano proprio dove non si potrebbe, o ancora chi ha costruito e l'ha fatto diciamo in barba a tutte le norme, e ancora chi crede di essere molto furbo ad evadere le tasse. Ecco, che cosa gli frulla nella loro testa? Ce lo chiederemo e cercheremo anche di scoprire se la fanno sempre franca, come è. Speriamo di no. Speriamo giusto? Di no. Vabbè. L'appuntamento allora è per mercoledì prossimo. Alle 21.05. Buonanotte.